dubbio. Lo stesso Sousa aveva detto: ancora non sappiamo se possiamo farlo giocare o meno. Una delle tante situazioni che hanno fatto dire a Sousa è stata la peggior settimana da quando sono arrivato a Firenze, essendo la settimana che porta l'esordio in campionato, insomma. Anche perché non sa quello che l'aspetta Firenze, insomma, È una partita. Firenze d'agosto è una cosa, Firenze Da settembre da in poi, per settembre fortuna, una battuta che abbiamo fatto in questi giorni, quando si diceva dopo le vittorie con Barcellona e Chelsea, calma, è calcio d'agosto, anche domani e domenica prossima col Torino è calcio calcio d'agosto. d'agosto, ma calcio Però diverso. calcio diverso, però questo è veramente importante. Abbiamo avuto veramente in questo istante la notizia da parte dei dirigenti della Fiorentina: Mario Suarez è disponibile e, salvo sorprese, giocherà dal primo minuto domani sera contro il Milan. Duccio Zoccolini, ben ritrovato e buon pomeriggio. Eccoci qua Matteo di nuovo, buon sabato a tutti voi. E finalmente, insomma, abbiamo dato in tempo reale questo aggiornamento che era a questo punto il più importante, no? Anche in ottica formazione di domani sera. Sì, anche perché poi ragazzi, poi è ovviamente il migliore acquisto sulla carta di questa Fiorentina e anche il giocatore attorno al quale Paolo Sousa ha costruito un po' la nuova squadra, no? Il 4-2-3-1 parte proprio da un giocatore come Mario Suarez, in teoria anche da un altro centrocampista, doveva essere Milinkovic-Savic, poi sappiamo benissimo come è andata a finire, però insomma Mario Suarez è veramente fondamentale in questa squadra per l'assetto tattico che sta disegnando il tecnico e che ovviamente riproporrà proprio questo modulo anche domani sera contro il Milan. Chiudiamo anche con le buone notizie, Matteo, con una rettifica sulla situazione di Facundo Roncaglia. In questa occasione faccio anche mea culpa perché comunque insomma avevamo controllato il comunicato del giudice sportivo della 38ª giornata del campionato scorso. Facundo Roncaglia era squalificato perché aveva rimediato la squalifica con la maglia del Genoa, poi successivamente c'è stata una rettifica da parte della Lega di Serie A in cui appunto veniva detto che c'era stato un errore nel conto e quindi Facundo Roncaglia è a disposizione di mister Paolo Sousa. E anche questo è un aggiornamento importante, visto che là dietro, Duccio, non è che abbiamo moltissime alternative, in questo Sì, momento. in questo momento diventa una pedina importante, soprattutto appunto come panchinare, come alternativa magari a gara in corso, perché ci aggiungiamo ovviamente anche la situazione relativa a José María Basanta, che sarà della partita, sarà ovviamente in panchina, ma che ha la testa altrove, forse anche il contratto da un'altra parte nei prossimi giorni e obiettivamente non sta nemmeno benissimo, centrale argentino che proprio stringe i denti almeno per la convocazione, ma ripetiamo ancora una volta che dovrebbe partire dalla panchina e comunque un giocatore destinato a lasciare la Fiorentina. Gianni, ripartendo intanto da Mario Suarez, partire senza di lui sarebbe stato un problema serio, no? Per la Fiorentina sotto tutti i punti di vista. Non c'è dubbio, anche perché gli acquisti della Fiorentina non sono stati così eclatanti, così roboanti, quindi forse è quello che più di tutti, anche perché proviene dall'Atletico Madrid, quindi Infatti. insomma c'è una sorta di attesa in un campionato come quello italiano, e poi probabilmente anche per il ruolo che ha, perché da lui dovrebbero ripartire, dovrebbe essere, se ho capito bene, un vecchio interditore, ora non li chiamano più così, ma insomma, e poi da lui ripartire le azioni. Quindi credo sia un passaggio fondamentale nello sviluppo del gioco della squadra. E un altro come lui non c'è in questo No. momento. E anche questo è un altro problema. Comunque io pensavo, se, Vai. lo vedevo Salah, parlavo prima anche con Michela, se fossero rimasti Jovetic, Cuadrado e Salah. No, 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 Ce ne voglio sono tante, dire, anche li hai. sì, ma voglio dire, mi Duccio fermo. Zoccolini ride. No, Rido, rido no. perché è obiettivamente una bella riflessione. No, La ma Fiorentina voglio avrebbe dire, li hai forse presi. meno soldi, ma un bel po' di Ma talento. guarda, non è che li avevi comprati a cifre esorbitanti, perché Jovetic venne, sì, 8 milioni. ecco, ma una cifra accettabile. Quadrado, non ricordo, tu sei più. Tra una cosa e l'altra, con È una riscatti, ventina, 20 milioni vabbè, circa. comunque dico, tu avresti avuto una squadra di primissimo ordine, probabilmente spendendo più di. Aggiungiamoci anche Nastasic e Savic Vabbè, dietro. ecco, questo poi, neto in porta, vabbè. Voglio dire, ma la Fiorentina, ecco, secondo me ha avuto un'occasione d'oro senza forse rendersene conto, perché è vero che il mercato si fa, si compra e si vende, ma in questo caso, perché riflettevo oggi a casa Magari d'amici. avremmo risparmiato i 50 milioni di investimento per Gomez, tra una Bravo, cosa bravo. No, alla fine, e l'altra. se fai 2 più 2, ricordo il Milan che dette via Pirlo perché costava troppo e poi ha comprato 27 giocatori e ha speso 10 volte di più. Sì, che a volte voglio dire, se fai bene le cose, peccato perché sarebbe stato veramente. Poi, tra l'altro, era un progetto che Della Valle aveva voluto, quindi poteva essere veramente la volta buona. Bah. Duccio, per il resto, formazione non è semplice, oltre che immaginarla, anche relazionarsi con il lavoro di Sousa, perché non lo conosciamo, con Montella sapevamo insomma un po' come regolarci, anche in base a quello che diceva in conferenza stampa, non sempre quello che provava alla vigilia poi era quello che si vedeva sul
sul campo. Ricordiamo che poi la Fiorentina si riallenerà anche domattina per un'ultima rifinitura in vista della gara della sera, però qualche indicazione c'è, forse anche a sorpresa, no? Soprattutto in attacco. Sì, obiettivamente le tante alternative là davanti ci fanno pensare, Matteo, che comunque qualche novità potrà esserci. Spesso parlavamo in passate stagioni di scelte obbligate per il tecnico della Fiorentina in attacco, invece a questo giro, ragazzi, siamo veramente di fronte a una quantità di alternative e di giocatori che dal punto di vista tattico possono giocare in più posizioni, che appunto ci mettono nella posizione anche di avere tanti dubbi. Andiamo però con ordine e partiamo dalle certezze, perché direi che il reparto difensivo è in questo momento forse il punto fermo di Paolo Sosa, a partire dal portiere, che sarà Ciprian Tatarusano, quindi almeno per la prima di campionato il ballottaggio comunque vinto dal portiere rumeno. Sapevamo, Matteo, che insomma partiva in vantaggio rispetto a Sepe. Io ricordo che Sosa, se non mi sbaglio a Moena, disse subito che avrebbe fatto la sua scelta prima dell'esordio in campionato, poi avrebbe tenuto quella linea, quindi vediamo, perché se domani sera gioca Tatarusano, almeno per questa prima parte, no, di stagione, la gerarchia è stabilita. In porta magari ci potrebbero essere delle novità in Europa League, ma di questo ne riparleremo più avanti. Linea 4 con Tomovic, che vince comunque il ballottaggio con Facundo Roncaglia sulla destra. Direi che non ci sono dubbi nemmeno per quanto riguarda la coppia di difensori titolari là davanti, perché davanti appunto a Tatarusano ci saranno Gonzalo e Davide Astori, che farà l'esordio con la maglia della Fiorentina. Anche qui tante alternative non ce ne sono, come detto, Basanta alla valigia in mano. Sulla sinistra invece, poi questo lo faccio commentare a Gianni in studio, Pasquale in vantaggio su Marcos Alonso. Condividi, Gianni? A me Pasquale piace molto, ovviamente bisogna cercare di sfruttare quello dove lui è fortissimo, questi cross a rientrare che non abbiamo visto con Gomez, perché no, non so, perché magari non giocava uno e giocava l'altro o viceversa. Per cui ti dico, però a me Pasquale piace, è una persona seria, un capitano vero. A me sinceramente ho sempre avuto molta simpatia per questo giocatore. Poi in 10 anni insomma di Fiorentina è stato quello che appunto a livello di cross ha i numeri a favore, 37, non sono pochi, 37 finalizzati. Esatto. E quindi poi se mettiamo qualche punizione, esatto, insomma è uno che fa gol. A me piace molto Pasquale, devo dire che Alonso qualche volta, voglio dire, ha sorpreso in positivo, però forse è un più finalizzatore in fase d'azione, però a me Pasquale non dispiace. Ora ovviamente c'è da pensare ai centrali, perché come ho detto l'ultima volta sono venuto qua, secondo me i centrali, pur bravi, ma sono un po' lenti. E soprattutto con l'attacco del Milan e Bacca in particolare possono andare in difficoltà. Quindi Tatarusano, Tomovic, Gonzalo, Astori, Pasquale e i primi 5 li abbiamo dati. Duccio. E davanti alla difesa direi che a questo punto, con la buona notizia su Mario Suarez, anche la cerniera di mediani è abbastanza fatta, con Borja Valero e il connazionale appunto ex Atletico Madrid. Ricordo per completezza di informazione che questi giorni, perché come si dice a Firenze, no, meglio aver paura che buscarne, e quindi il buon Paolo Sosa si era tutelato provando sempre Vecino accanto a Borja Valero. È chiaro che poi è arrivata questa buona notizia, quindi a questo punto Vecino dovrebbe accomodarsi in panchina accanto a lui, accanto a Borja, appunto Mario Suarez. Questo per quanto riguarda i mediani, con Badel appunto e Vecino che sono le uniche alternative. Però Duccio, anche in questo caso allora la gerarchia delle riserve tra virgolette vede Vecino in vantaggio su Badel? Potrebbe essere, sì, Michela, potrebbe essere, siamo un po' all'inizio, vediamo, le partite sono tante, sì, certo. Tra l'altro Sosa ha ribadito 3 volte, lo contate bene oggi in conferenza stampa, il fatto che sceglie sempre la formazione in base a una strategia ben precisa, calibrata sull'avversario. Che non ci sono titolari. Questo non è vero. No, queste sono le cose che si dicono per tenere tutti. Questo sì, è un po' più banale come concetto. Il primo forse un po' meno, perché ma non tanto proprio per il concetto in sé, anche per quello che dicevano, magari faccio un esempio, anche lo stesso Vincenzo Montella in passato, che comunque insomma difficilmente cambiava anche tipologia di gioco e giocatori in base agli avversari. Invece Paolo Sosa ci ha dato questa interpretazione in più. Là davanti, ragazzi, può davvero succedere di tutto, perché come detto in precedenza sono tanti i giocatori, il punto fermo è uno, ha il numero 72, e dire una cosa del genere 5 o 6 mesi fa sarebbe stato impensabile. Invece la Fiorentina riparte da Josip Ilicic dietro alla punta. Ti aspettavi questa evoluzione della figura e della posizione di Ilicic? Da quasi ripiudato, a gennaio doveva andare via, adesso è un quasi intoccabile, mi verrebbe da dire. Ma sai, Ilicic, io ricordo una partita a Firenze col Palermo, Fiorentina Palermo, fece un gol tutto campo, una cosa.
Poi era un po' scomparso, ma insomma io credo che il vero Ilicic a Firenze l'abbiamo visto poco. Poi la seconda parte. La seconda parte ha cominciato tra l'altro a finalizzare, a segnare. Sì. Quindi sinceramente credo sia un giocatore più forte di quello che abbiamo visto qua. Poi probabilmente c'è anche un problema di fiducia. Sai, quando prima si parlava delle riserve, che non si chiama più riserve, tutti sono titolari, poi nella testa dell'allenatore certo. C'è. E probabilmente si sentirà ora un po' più gratificato, quindi vuol dire molto. La testa in questo caso fa più del fisico. Quindi Ilicic sicuramente sì. Ti porto intanto sull'altro grande caso di questi giorni, Duccio, mentre Toni, fermato in fuorigioco, era solo davanti al portiere, mi ero fermato per quello, contro la Roma sempre 0-0 al quarto d'ora. Joaquin Duccio, ce lo aspettiamo in campo. Se vuoi la mia, io direi di sì, anche se no, con convinzione al 100%. Sì, obiettivamente non possiamo essere convinti come lo eravamo, faccio un esempio, il martedì o comunque lunedì di questa settimana, perché è chiaro che è successo tanto in questa settimana, appunto. Però prendendo anche in prestito le parole di Paolo Sosa, oggi ha detto, poi le sentiamo nel corso del Penta, sì. Ha detto che comunque insomma dobbiamo farlo sentire importante, così come è sempre stato in questi anni, e quindi metterlo in panchina mi sembra un po' un controsenso in questo. Quindi io mi immagino alla fine Joaquin titolare, con Matteo un grande punto interrogativo nel ruolo di esterno sinistro, perché ci sono tanti giocatori in ballottaggio. Verrebbe ovviamente da dire subito il nome di Bernardeschi, che appunto proprio contro il Barcellona, se non mi sbaglio, in quella posizione fece una partita incredibile. Attenzione però, perché potrebbe esserci una sorpresa nel ballottaggio, rientra un po' a sorpresa, e magari ci lavoriamo ancora nel corso del Pentasport perché è un'indicazione fresca, Ante Rebic, che è protagonista di un ottimo precampionato con la Fiorentina. E qua devo assolutamente interpellare Gianni De Magistris. Rebic al posto di Bernardeschi, titolare alla prima di campionato col Milan, come lo vedrete? Non commento. No, Bernardeschi, allora, io voglio dire, io purtroppo sono anziano davvero, o vecchio che dir si voglia, ma quando sento dire questi ragazzi sono giovani, se non si fanno giocare, Bernardeschi tutti... Anche Rebic è giovane. Sì, ma Bernardeschi si parla di... Bernardeschi si parla di un talento incredibile, e quindi dico, può giocare una, certo, se dopo 50 partite uno gioca sempre male al discorso cambia, ma voglio dire, diamo fiducia a questo ragazzo, che secondo me, tra l'altro, l'anno scorso non l'abbiamo visto complice l'infortunio. Io Bernardeschi lo farei giocare sempre, però anche perché secondo me ha dei numeri per poter cambiare la partita, cioè, perché voglio dire, visto col Barcellona, no? Sì, ma allora il Barcellona, la partita un po' strana, perché il Barcellona giocò soltanto in unità all'attacco. E però Bernardeschi fece due gol. Comunque il colpo veramente è risolutore. Io Bernardeschi lo farei giocare. Beh, Bernardeschi, Ilicic e Joaquin, se non sbaglio, furono proprio gli uomini che giocarono col Barcellona, tutti e tre, sì, no? Sì, insieme... è il terzetto che ha provato, esatto. Più spesso, chiedo anche a Duccio, che sembrava assolutamente titolare. Adesso c'è questa variabile Rebic. Impazzita Rebic, che è un po' a sorpresa. Ma il motivo? Motivo della nostra indiscrezione, e chiedo anche qua a sostegno a Duccio, il fatto che negli ultimi allenamenti insomma è stato provato tra i titolari, con insistenza tra i titolari, quindi può essere che abbia dato degli spunti. Questo ci arriva, è chiaro che tanto anche quello che è successo appunto, no, in questa pre-season in cui ha spallate, perché per un giocatore del genere è giusto definire così, il modo in cui lui diciamo si è guadagnato un posto almeno tra i candidati ad una maglia da titolare, perché insomma un giocatore che obiettivamente ha sempre fatto bene, tra l'altro andando a guardare anche i gol, mi sembra uno di quelli che abbia segnato di più, è vero, negli amichevoli conta giusto, però comunque è dimostrazione del fatto che è calato in questa realtà, il giocatore magari vuole veramente, finalmente, anche giocarsi le sue carte in Fiorentina, e chissà che non possa essere una soluzione, magari non dal primo minuto, però questo ci fa capire che comunque è un'alternativa valida che Paolo Sosa prende in considerazione. Sarebbe, Matteo, veramente un bel biglietto da visita, presentarsi con quattro attaccanti contro il Milan alla prima di campionato. E con Borja Valero tra i due mediani. Ultima, il centravanti. Io ho detto oggi a pranzo col Pentasport che avevo la sensazione forte che toccherà a Kalinic dal primo minuto. Dalle parole di Paolo Sousa sembra quasi che la scelta possa ricadere su Kalinic. Duccio. Sì, qui si è aperto veramente, direi, nelle ultime 24 ore questo ballottaggio, che sembrava un po' chiuso alla vigilia, anche per una questione di contorno, no, Matteo? Non solo per quanto riguarda una scelta tecnica, ma anche proprio per il discorso legato al rinnovo, alla progettualità su Babacar, quindi farlo fuori alla prima sarebbe forse un segnale esagerato, eccessivo proprio nei confronti dei giocatori. Però obiettivamente un allenatore deve fare delle scelte diverse, deve vedere chi sta meglio e soprattutto chi in quel momento
campionato garantisce anche un rendimento migliore appunto per la squadra che ha in mente l'allenatore stesso. E in questo momento devo dire che confermo un po' anche le tue sensazioni, le quotazioni di Kalinic sono in netto rialzo. Se proprio dobbiamo fare un gioco delle percentuali, ti direi 55-45 in favore del croato, proprio insomma siamo lì. Però obiettivamente già il fatto che Kalinic sia anche leggermente avanti a Babacar ci fa capire che Paolo Sosa ci sta pensando seriamente all'ex centravanti del Dnipro. Duccio, grazie mille, ci risentiamo. Duccio, no, scusa, prego, prego. Gilberto? Non vi ho sentito. Gilberto? Gilberto andrà panchina. In panchina come alternativa di, no. di Joaquin. È chiaro che poteva essere utile. Non l'hai nominato proprio. No, non l'ho nominato appunto, no, perché non dovrebbe rientrare tra i... Non è neanche tra i ballottaggi. Appunto, No, non credo, insomma. No, siccome ho sentito parlare, io non lo conosco in verità, ma ho sentito parlare di un nuovo Cafu, onestamente, insomma... Sì, però ci vorrà, questo lo sai meglio di me, ci vorrà un po' di tempo per disciplinare questo ragazzo, che è un esterno di fascia destra, che è stato presentato all'inizio come un terzino. Poi Paolo Sosa la prima partita l'ho messo a fare l'esterno alto nel 4-1, obiettivamente insomma ha giocato anche abbastanza bene a Londra con il Chelsea, non era facile come impatto, però insomma per fargli fare il terzino destro credo proprio che prima il tecnico portoghese pretenda delle garanzie, soprattutto dal punto di vista... Perché poi lo ha detto lo stesso Tomovic ieri, Duccio, no? Che Paolo Sosa sui difensori ci sta lavorando molto per farli stare il più abbottonati possibile. Sì, ma poi con un modulo del genere, ragazzi, davvero due difensori non credo che possano godere di tantissime libertà là davanti, perché sennò davvero diventa difficile dare una mano anche ai due centrocampisti, perché sennò si rischia davvero di essere infilati da tutte le parti. Però Gilberto è un'alternativa in questo momento a Joaquin, è lui la riserva del prospetto della Fiorentina. È chiaro insomma che prima di mettere Gilberto titolare contro il Milan, magari forse Paolo Sosa avrebbe pensato, che ne so, a spostare Bernardeschi a destra, insomma a fare qualsiasi altro tipo di esperimento, però vediamo. Intanto ringraziamo Duccio Zoccolini, lo ritroviamo. La valle arriva domani, Matteo. Perfetto, anche questo è un aggiornamento importante. Ci risentiamo casomai in chiusura di trasmissione, qualora ci fossero ulteriori aggiornamenti. Mentre Salah sfiora il primo gol in campionato con un sinistro da fuori deviato in calcio d'angolo. Noi ripartiamo tra poco con le parole di Sosa e con il nostro Pentasport. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Bruno. Questo programma è offerto da Alla Reme facciamo il bagno insieme. Pavimenti e rivestimenti delle migliori marche nel Viale dei Mille a Firenze, di fronte alla Chiesa dei Sette Santi. Club è molto più di una palestra. Nei tre centri Fitness Club a Firenze trovi moderne attrezzature Tecnogym, programmi su misura con istruttori qualificati, corsi di aerobica, zumba, step, pilates, yoga, spinning e molto altro. Club a Firenze è in via dei Conti, via Lulli e a Marignolle, con piscine interne ed esterne, spa e centro estetico. Scopri tutte le nuove proposte su www.club.it. Arredare la casa è un piacere che va fatto insieme. Insieme a grandi professionisti, insieme a grandi firme, insieme a Emporio Home Design. Ambienti moderni, classici, di classe, cucine, salotti, camere, complementi d'arredo solo delle migliori firme. Emporio Home Design, i grandi traguardi si raggiungono insieme. Firenze, via Vittorio Emanuele 18, 055 49 68 67, www.emporiodelmobilio.it. Resine, splendide esecuzioni di pavimenti e rivestimenti in resina. Sede showroom in via Toscanini 40 a Firenze. www.lresine.com. Pasticceria Giulia, produzione propria di dolci e salati. Alta qualità e cortesia. Pasticceria Giulia, le colazioni migliori di Firenze. In via Toselli, angolo via Boccherini. Puoi verificare la qualità dell'acqua di casa? Acqua Center, per avere acqua pura e di qualità direttamente dal rubinetto della tua cucina. 898 45 63. Corri da Firenze Running. Abbigliamento e scarpe per la corsa in via Erbosa 1A a Firenze. Su firenzerunning.it. Eventi, percorsi e commercio online. Carrozzeria GPR, in via Cavalcanti 12 Rosso, zona Cure a Firenze, ha tutti i servizi per la tua auto. Fornisce l'auto sostitutiva e riparazione senza anticipo. Per il tuo abbonamento alla Fiorentina c'è solo la tabaccheria Daniela, con tariffe promozionali under 14, under 18 e insieme. Corri alla tabaccheria Daniela, in via Erbosa 1B Rosso, a Firenze Sud. Telefono 055 68 65 24. Amore, guarda!
Ah, fermati, fermati! Che succede? Guarda, Brandini è aperto anche in agosto! Lo so, anzi, pensavo di fermarmi a dare un'occhiata alle offerte estive. Il personale sarà a mia completa disposizione. Buona idea! Così mi compri la macchina nuova. Ho usata ad occasione, eh? Anche in agosto Brandini è aperto. Cogli l'occasione. Brandini.it. Salumi buonissimi, genuini, prodotti esclusivamente con carne nazionale. Ma non solo, anche viola al 100%. Salumificio Il Borgo, salumi di Siena, tradizione e qualità. Li trovi dai migliori rivenditori specializzati www.ilborgosalumidisiena.it. I salumi del tifoso viola. Da Euronics, il tifoso è nel suo regno. A Firenze, Sesto Fiorentino, Lastra, Signa e Prato si alza un solo grido. Fiorentina, ale ale! Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Il Pentasport in diretta su Radio Bruno con Matteo Magrini che vi sta parlando, con Michela Lanza, Gianluca Bigiotti, soprattutto Gianni De Magistris nei nostri studi. Saluto e ringrazio anche Giuseppe Calabrese. Ciao Giuseppe. Ciao, buonasera. Oggi ha parlato Paolo Sosa, lo hai ovviamente ascoltato. Riproponiamo un paio di minuti più importanti, tre più importanti, quelli sulla settimana più difficile dell'estate e sul tuo pupillo Ilicic, sulla partenza, sulla paura per altre partenze, poi lo commentiamo. Sentiamo Sosa. Io non aspettavo, io lavoro tutti i giorni per arrivarci a competere contro i migliori. E come avevo detto subito dall'inizio, io credo che Italia è per me come allenatore mi dà la possibilità di competere contro il migliore allenatore, per questo mi fa già un grandissimo piacere esserci qua. Ho lavorato per questo e continuo a lavorarci per competere al migliore, chi so. Per me vuol dire c'è tanto, come ti ho detto, c'è, non è stata una settimana facile questa, forse una delle peggiori da quando sono arrivato. Una delle peggiori, la più difficile, tantissime cose in aperto, cioè la concentrazione non è totale, e voi anche la sapete, la scrivete, voleva essersi un po' diversa, però cioè, sono contento di esserci con i ragazzi pronti per competere. Io vi ho detto in generale, non sto parlando solo con Ilicic, io vedo è una predisposizione di tutti i ragazzi, di un grandissimo lavoro, di una d'una percezione di quello che noi lavoriamo e anche di una convinzione di tutto quello che facciamo trasferito nelle partite. Questo era, cominciamo all'inizio del campionato, cioè abbiamo la voglia di anche misurare tutto quello che abbiamo fatto anche in campionato, ma io credo tantissimo che questa trasferenza si continua a esistere contro una squadra che ha investito tantissimo, che ha una cultura di vincere grande, un giocatore importante, con fame, giovani, cioè, organizzati, aggressivi, con grandissima qualità, per questo sarà una sfida straordinaria per tutti noi. Io vi ho già detto, sono più preoccupato di quelli che possono andarci di quelli che possono arrivarci. Mister, buongiorno. Perché tu, scusami, perché lavoriamo durante settimane, cioè, quando hai un po' di consistenza in tutto quello che fai, quando perdi un pezzo, cioè, devi aggiustare dinamiche. E questo è ancora, cioè, hai bisogno di tempo. Così parlò Paolo Sosa, poi ascoltiamo altri concetti. Giuseppe, certo, la peggior settimana da quando sono arrivato è quella che porta l'esordio in campionato, non è un gran modo di iniziare. Tra i motivi di questo fastidio c'era Suarez, che per fortuna poi abbiamo risolto, potrà essere in campo domani. Giuseppe? Qualche problema nel collegamento, lo recuperiamo in un istante e risponde. Rispondo io nel senso di io, no, mi sorprendo di questa affermazione di Sosa, perché voglio dire, è evidente che il campionato italiano non è il campionato svizzero, la pressione che c'è qua, le televisioni, le moviole e tutte le radio, cioè il campionato qui non si ferma mai, non è come penso possa essere in Svizzera, dove la domenica sera uno, cioè, quindi se fa un'affermazione del genere un po' mi sorprende e spero che sia solo l'impatto della prima di campionato, anche perché lo conosce il campionato italiano, lo conosce da giocatore, ma insomma mi sembra strano, ecco, perché onestamente, cioè, è chiaro che è un esordio in casa col Milan, insomma ci sono tante, ma questo penso qualsiasi allenatore, non soltanto perché lui ora la peggior settimana, insomma un po' pesante. È sicuramente un'affermazione che ha fatto molto discutere, Giuseppe.
Eccomi, ma sai, finalmente uno che parla chiaro, insomma, no? Che dice quello che pensa, che non si nasconde. Io lo capisco, nel senso che sono 2 mesi che sta lavorando con la squadra, poi scopri a 10 giorni dalla fine che potrebbe andare via Joaquin, che potrebbe andare via Ilicic, insomma, un po' di, come dire, che forse non può giocare Suarez contro il Milan, insomma. Chiaro che un po' di agitazione. E già gli hanno dato via Savic, eh? Perché esatto, al di là dell'operazione che è stata positiva in generale. Però certo, hanno dato via Savic e quindi insomma un po' di agitazione, un po' di malessere, malumore, chiamalo come vuoi, preoccupazione, mi sembra del tutto legittimo. Oltretutto, appunto, dovendo affrontare il Milan, avesse avuto un esordio più soft forse sarebbe stato diverso, però è chiaro che in questa settimana alla Fiorentina si è parlato di molte cose mentre avrebbero dovuto parlare soltanto della partita col Milan, però purtroppo col mercato aperto fino alla fine di agosto ci sta di avere situazioni come queste. Giuseppe, scusa, sono Gianni. Sì, ciao. Ciao. No, ma voglio dire, mi sembra però non sia una cosa solo della Fiorentina, sia in questo momento se ne parla da tutte le parti, tutta Italia, voglio dire, tutte le squadre sono alle prese col mercato, cioè mi sembra oggettivamente insomma una cosa normale, ecco, non soltanto. No, sono d'accordo. E però poi, se... e poi scusa, no, sul fatto degli acquisti e le cessioni, Joaquin, voglio dire, lui è venuto qua, sapeva di non andare alla Roma o alla Juventus o all'Inter soprattutto, e ha comprato 27 giocatori, quindi avrà avuto le idee chiare prima di venire qua, non è che si deve sorprendere a una settimana dall'inizio del campionato. Questo no, sono d'accordo, però evidentemente se ha detto quello che ha detto deve essere cambiato qualcosa in corsa, perché già. Non lo so, no, non lo so, però no. Ti dico che a questa squadra se tu gli togli nell'ultima settimana Joaquin e Ilicic, sì, ho l'impressione che poi faccia fatica a rimettere insieme un organico con lo stesso livello. Peraltro Giuseppe, dopo aver puntato tutto sul 4-2-3-1, quindi 2 giocatori fondamentali proprio per questo schema. Assolutamente, però siccome io penso sempre che le cose non si dicono per caso, evidentemente deve essere cambiato in corsa qualcosa, anche perché ho come la sensazione che trattenere controvoglia Joaquin non sarà semplicissimo. Trattenere Ilicic mi sembra più facile, trattenere controvoglia un giocatore che vuole andare via non so quanto sia utile e produttivo. Senti Giuseppe, scusa Matteo. Prego, va. No, perché l'ho fatta già l'altra volta questa domanda, non ricordo, forse a Pedullà, non ricordo. Ma ti domando, ma come voglio andare via tutti da Firenze ora? Prima volevano venire tutti, volevano rimanere, ora invece non è più una piazza così appetibile. No, perché mi pare che quest'anno il progetto sia fortemente ridimensionato, sai, un conto è avere come obiettivo la Champions e quindi se poi ti va male comunque puoi pensare di arrivare in Europa League. Quest'anno penso che insomma la Champions sia un miraggio e lottare per l'Europa League sarà abbastanza complicato. In più metti che la Fiorentina da sempre ha una sorta di calmierazione del monte ingaggi, quindi più di tanto non si guadagna, sai, improvvisamente è diventata una società non più appetibile, anche perché poi Milan e Inter sono tornate fuori, c'è la Roma, c'è il Napoli, insomma ci sono un sacco di società adesso, no? Quindi per la Fiorentina diventa complicato, soprattutto, ripeto, secondo me diventa complicato perché quest'anno chi viene a Firenze insomma rischia l'anno prossimo di non fare le coppe europee, perché insomma arrivare fra le prime 6-7 sarà una bella battaglia. Giuseppe, grazie mille, ci vediamo domani allo stadio. Ciao. Ciao Giuseppe. Stai ascoltando Penta Sport, la trasmissione dei numeri 1, la trasmissione dei tifosi viola. Da noi o da voi? Galanti. Bontà da gustar subito o da portare via? Pranzi e cene, gourmet top, specialità, vini. Aperi di vino, ogni mercoledì dalle 18, con selezione di vini e specialità ad hoc. Galanti, Piazza della Libertà, Firenze. Panificio La Spiga, in Piazza Donatello, in via Marconi 30 Rosso a Firenze, da sempre e obiettivamente il più buono. Ami il calcio a 5 o il calcio a 7? Allora iscriviti ai campionati o ai tornei Midland. Vai su www.midlandsport.it.
La Fiorentina si guarda solo da Strizzi Garden, in via Mariti a Firenze. La partita dei viola, con buffet, happy hour e aperitivi a prezzi strizzi. Tutto carta, nel viale Guidoni 93 a Firenze. Cartoleria, belle arti, articoli da regalo, packaging e tutto quanto serve per realizzare la tua festa. www.tuttocarta.it. Sandro Gioielli, permuta e compra oro al prezzo migliore del mercato. Sconti fino al 20% per gli abbonati viola. In via Reginaldo Giuliani 19 Rosso a Firenze. sandrogioielli.it. Ristorante Zocchi a Pratolino, con vista sul parco, cucina toscana e specialità della casa, aperto tutti i giorni fino a tardi. ristorantezocchi.it. Amore, guarda, fermati, fermati! Che succede? Guarda, Opel Brandini è aperto anche in agosto! Lo so, anzi, pensavo di fermarmi a dare un'occhiata alle offerte estive. Il personale sarà a mia completa disposizione. Buona idea, così mi compri una Opel nuova. O usata ad occasione, eh? Anche in agosto Opel a Firenze è Brandini. Cogli l'occasione. opelbrandini.it. www.firenzeviola.it. Tutte le ultime sulla Fiorentina, solo su Firenze Viola. Calciomercato, indiscrezioni, interviste, approfondimenti e poi ancora immagini, foto esclusive, sondaggi. La Fiorentina dipinta di viola e da tutti i colori del mondo. Quelli della passione, quelli della Fiorentina, quelli di www.firenzeviola.it. Il sito viola del network di tuttomercatoweb.com. Vuoi rinnovare il tuo ufficio? Vuoi cambiare il tuo arredamento? Cerchi fotocopiatori multifunzioni? Vuoi realizzare il tuo sogno spendendo la metà? Vieni a vedere le occasioni di Interscambio al centro dell'usato a Prato, l'azienda che si occupa di vendita dei beni provenienti da fallimenti e contenziosi leasing. Visita il sito www.interscambiosrl.it. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Rieccoci in diretta su Radio Bruno con il Pentasport, Matteo Magrini che vi sta parlando, Gianluca Bigiotti, Michela Lanza, Gianni De Magistris. 35 sul cronometro di Verona-Roma, prima partita del campionato di Serie A 2015-2016, 0-0 il punteggio, partita, Gianni, non esaltante. No, però... direi di no, tutt'altro, molto lenti, molto imballati. Quindi ancora partita. E Verona alla pari del, sì, della Roma. Per ora tutta imballato la... come la Roma. Sì. No, cioè... non si vede la grande differenza. Saluto invece con... piacere, lo ringrazio per essere con noi, il nostro prossimo ospite, direttore operativo della Fiorentina, Gianluca Baiesi. Buonasera. Buonasera Matteo, buonasera a tutti. Grazie mille per aver accettato il nostro invito, principalmente per fare il punto, visto che siamo ormai agli sgoccioli, sulla campagna abbonamenti, che ha vissuto un avvio, direi, faticoso, zoppicante, che poi invece, mi pare d'aver capito, direttore, abbia raggiunto numero di tessere, diciamo così, non so come lo definite voi, però direi soddisfacente. Sì, soddisfacente è il numero, è la definizione sicuramente esatta. Abbiamo passato ieri la fatidica soglia dei 20.000, quindi siamo soddisfatti sicuramente. Come ha detto lei, è stata una partenza un po' lenta, ce l'aspettavamo, è anche fisiologico, insomma, affrontare delle fasi di entusiasmo leggermente calante, ma poi alla fine il tifoso fiorentino è un tifoso che c'è e di conseguenza abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo preposti, quello di superare appunto le 20.000 abbonamenti. Abbiamo contenuto la riduzione, siamo intorno al 12% rispetto all'anno precedente, direi che siamo soddisfatti. Un numero sicuramente importante. L'essere data una spiegazione, direttore, di questa impennata che poi c'è stata nella seconda metà appunto della campagna abbonamenti, direi dal mese di agosto in poi, perché non so se è un caso, ma è coincisa l'impennata soprattutto con le due amichevoli Barcellona e Chelsea, come se quei due risultati avessero ridato, no, un po' di entusiasmo e di fiducia all'ambiente. Ma sicuramente i risultati, voi mi insegnate, la fanno da padrone in questi casi. È anche corretto che i tifosi a un certo punto attendano quelli che sono i riscontri del campo, ma come dicevo prima non credo che sia l'unica variabile, soprattutto, ripeto, a Firenze, dove il tifoso è un tifoso visceralmente attaccato alla squadra, lo sappiamo, e quindi io credo che fosse anche
un avvio fisiologicamente, ripeto, rallentato anche dal fatto che comunque il periodo di prelazione non è un periodo breve, quindi i tifosi avevano avuto comunque tempo per rinnovare e di conseguenza anche diciamo il trend crescente, probabilmente legato anche al periodo appunto di prelazione, direi ripeto il 12%, 10-12% di calo in questa situazione credo veramente sia fisiologico, non ci sia nulla da preoccuparsi, l'attaccamento di Firenze alla squadra è sempre presente, non avevamo minimamente dubbi. Si parla appunto di 10.000 biglietti, se non vado errato, venduti per domani, direttore, quindi più gli abbonati si va verso una soglia dei 30.000 tifosi per Fiorentina-Milan. Dunque, domani sera gli attesi, per dare un dato preciso, sono intorno ai 32.500, quindi un grande successo di pubblico, come è giusto che sia per una premiere così importante. Il ritorno di Mihajlovic a Firenze, l'esordio di Sousa alla guida della squadra, quindi anche in questo caso non dubitavamo che il pubblico rispondesse in maniera adeguata, più che adeguata alla circostanza, e quindi supereremo sicuramente i 32.000 presenti domani sera, con un incremento veramente significativo rispetto all'anno scorso. Vi ricorderete che la prima partita, se non erro, era contro il Genoa, aveva avuto ovviamente anche un richiamo minore, ma quest'anno credo che, se non ho letto male gli ultimi dati, siamo a qualcosa come il doppio degli spettatori rispetto all'anno precedente, forse di più, e i riscontri anche di incasso sono decisamente positivi. Quindi una premiere importante, ripeto, anche domani sera. Le chiedo, direttore, anche così da uomo della Fiorentina, da dirigente, da tifoso della Fiorentina, al di là di tutte le valutazioni che poi non spettano a lei, come dice sempre la proprietà, ma che spettano in questo caso eventualmente ai legali, ma che effetto le fa vedere Salah con la maglia della Roma in questa prima giornata di campionato? Un effetto, immagino, strano, sicuramente non positivo. Sì, non positivo, perché io, come tutti gli altri, eravamo sicuramente affascinati da una presenza costante, no? Da un rinnovo della presenza di Salah per un altro anno. Se devo essere molto onesto, al di là dell'aspetto umorale, no? Emozionale della vicenda, sicuramente abbiamo imparato un po' a essere anche disillusi, no? Su quelle che sono le famose bandiere nel calcio moderno, quindi molto molto onestamente non ne farei nemmeno un dramma, ecco, è chiaro, avremmo tutti preferito che fosse rimasto, adesso gioca con un'altra squadra, non sarà nel primo né l'ultimo che tra virgolette tradisce un po' la fiducia, no? Dei tifosi, ripeto, è il calcio che è adesso, non credo che sia più il momento di essere troppo illusi su queste vicende. L'importante è ben altro per noi, l'importante è una società forte, una continuità di tipo gestionale che possa anche permettere una costanza di risultati nel tempo. Io credo che alla fine i tifosi, superata l'amarezza iniziale, debbano essere ben contenti di quella che è la situazione a Firenze, nella Fiorentina, oggi, negli ultimi anni, e quella che sarà. Ovviamente sappiamo tutti che poi la parola ultima la dà il campo, quindi aspettiamo con ansia anche questi riscontri dal campo. Tanto vicinissimo al gol proprio il Verona, con un colpo di testa, se non sbaglio, di Jankovic, salvato sulla linea. Il primo caso di goal line technology, perché esatto. Si è visto chiaramente che non era entrato. In studio con noi, direttore, c'è Gianni De Magistris, fiorentino doc, grande appassionato viola, che oltre a essere grande sportivo, che le voleva porre una domanda. Gianni. Sì, buonasera direttore. Buonasera. Le faccio una domanda un po' più cattiva, ma sempre anedotica. No, noi siamo in una grande città, una bella città, generalmente molto appetibile. La proprietà è di primissimo ordine. La squadra gioca in Europa, il pubblico è buono. Io mi domando, e lo domando a lei ovviamente, come mai vogliono andare via questi giocatori? Non ultimo la storia di Joaquin. Rimango un po' perplesso, perché dovrebbero
essere felici di venire a Firenze? Ma io credo che in generale, in assoluto, siano tutti contenti di essere a Firenze, di stare a Firenze, di venire a Firenze. Non credo che Joaquin abbia sicuramente niente da rimpiangere nel suo periodo passato a Firenze, niente che lo possa aver spinto a pensare a lasciare la Fiorentina. Non conosco molto onestamente la sua vicenda personale e non so nemmeno se quello che ho letto io come voi sui giornali sia vero, sicuramente lo sarà, sicuramente ci sarà una spinta, diciamo, emozionale verso il ritorno a casa, il ritorno al Betis. Questo sinceramente non lo so. Quello che posso dire per certo è che sicuramente non ci sono segnali, diciamo, che possano pensare che Firenze e la Fiorentina non siano una piazza appetibile. È una società più che appetibile nel panorama calcistico italiano, ma sicuramente anche internazionale, e sicuramente per quelli che sicuramente trovano delle occasioni o, diciamo, delle spinte a lasciare la Fiorentina, che sono, credo, legittime al di là della situazione specifica di Joaquin, che non conosco. Per il resto, diciamo, sicuramente per tanti che vogliono andare, ce ne sono sicuramente 10 volte tanto di giocatori che vorrebbero far parte della Fiorentina, non ci sono sicuramente dubbi a riguardo. Ultima domanda, Giulio Cavagliesi, la faccio sul main sponsor, perché stiamo vedendo, facciamo sempre riferimento anche alla strettissima attualità, Verona-Roma, anche la Roma fa il suo esordio in campionato senza lo sponsor principale sulla maglia, che a livello, diciamo così, estetico e anche più bello, romantico, esatto, a me piace moltissimo e quindi vale anche per la Fiorentina. Comprendo che nella società di oggi, a livello economico, finanziario e di marketing, invece sarebbe meglio averlo, uno sponsor gradito sulla maglia. Ci sono aggiornamenti da dare in tal senso? No, sicuramente, come ho detto tante volte, non ci nascondiamo dietro un dito. La partnership principale con lo sponsor di maglia è una partnership, una collaborazione importante sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista economico, sotto il punto di vista dell'immagine e di tutto. E quindi non ci nascondiamo, noi ovviamente speriamo che di poter riempire questo spazio prima possibile, al di là di ogni considerazione estetica, insomma, sulla maglia. Ripeto, quello che ho detto è una situazione congiunturale veramente difficile, lo testimonia il numero di squadre che sono senza sponsor, ma soprattutto sicuramente avete visto, come ho visto io, i riscontri anche economici delle squadre che hanno viceversa uno sponsor di maglia, che non sono sicuramente esaltanti. È un momento in cui effettivamente questa piattaforma di visibilità non attira più di tanto, e di conseguenza, oltre a questo fattore di difficoltà, c'è anche, come si diceva prima, un fattore che forse da questo punto di vista accomuna noi come alla Roma e altre squadre, che rappresenta la volontà ferrea della società, della proprietà, di non assolutamente svendere, svendere la maglia, perché, ripeto, è la partnership principale e non si può in alcun modo sbagliarla, così come non si può svendere il prodotto di maggior pregio della società con una maglia che poi non rappresenta, ricordiamolo, solo diciamo la maglia che va in campo, ma rappresenta il biglietto da visita della società in tutto il mondo, perché alla fine, anche grazie alla collaborazione con il nuovo sponsor tecnico, noi saremo rappresentati fortemente in tanti negozi mondiali in tutto il mondo, come è accaduto recentemente a Londra, ed è ovvio che questo biglietto da visita deve essere un biglietto di visita adeguato e consono a quelli che sono i valori della Fiorentina. Direttore Baiesi, come sempre la ringraziamo per la grande disponibilità, le auguriamo una buona serata. Grazie. E a presto. Grazie anche a voi tutti, buon lavoro. Buonasera, arrivederci. Finito il primo tempo, a Verona, quindi Verona-Roma 0-0, non è stato un grandissimo primo tempo, alla fine, se vogliamo dirla tutta, l'occasione più clamorosa l'ha avuta proprio Verona. Sì. Con quel salvataggio. La Roma ha giochicchiato, 2-3 palle gol, ma nulla di più. Tra poco ancora è Pentasport, come sempre su Radio Bruno. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Radio Bruno. AM Sport, non solo calcio e calcetto, abbigliamento sportivo per il tempo libero e taglie comode. Rivenditore viola ufficiale Le Coq Sportif in via Chiantigiana, Grassina.
Il sorriso ricevimenti a Ponte Aema è l'ideale per ogni tua ricorrenza. Matrimoni da sogno in location esclusive. www.ilsorrisoricevimenti.it. Edicolandia si fa in due. Non solo edicola, cartoleria, palloncini e cake design, ma anche bomboniere e articoli da regalo. Showroom in via Chiantigiana a Grassina. L'epilazione progressiva permanente con laser, veloce, sicura e indolore, è solo da Italian Look Wellness, a Grassina, in piazza Umberto I. Seguici su italianlook.it. Luana Alimentari e non solo. Aperti la domenica mattina con pane fresco, in via di Tizzano a Grassina, vicino Le Poste. Un libro Stren per chi ama lo sport. Dal Giglio alla Nazionale di Luca Giannelli. 50 anni di storie azzurre nella provincia di Firenze. Scramasax Ideazioni. Hai rovinato la tua auto? Adesso ti aspetta una bella spesa e il disagio di rimanere a piedi. Scegli l'autocarrozzeria Zari, una garanzia di precisione nei lavori grazie alla qualità delle attrezzature. Soccorso stradale 24 ore su 24. Inoltre ti offre l'auto sostitutiva, il noleggio, le facilitazioni di pagamento. L'autocarrozzeria Zari, da oltre 40 anni al fianco di chi guida. Autocarrozzeria Zari, sinonimo di qualità, serietà e garanzia dei lavori eseguiti, ti aspetta in via Strada Provinciale 11, numero 13, a Fucecchio. Telefono 0571 20 452. Problema risolto. Ristorante San Martino, via Chiantigiana 6, vicino all'Ugolino, zona Grassina. Telefona per prenotazione 055 23 01 095. La Numismatica Fiorentina acquista e vende monete antiche e da collezione. Siamo in via dello Statuto 10 Rosso a Firenze. Numismatica Fiorentina, la Fiorentina nel nome e nel cuore. Forno, pane, amore e ora anche bar pasticceria. Produzione propria con punto pranzo. Piazza della Chiesa 74A, Sesto Fiorentino. E ti godi la vita! L'Aperi Divino, aperitivo con selezione di vini e specialità. Ogni mercoledì pomeriggio fino alle 21 da Galanti, in Piazza della Libertà. Da Tutt'Auto trovi le migliori offerte di auto nuove e usate di tutte le marche. Tutt'Auto è a Impruneta, in via Imprunetana 1. Ciao, sono Alessandra. Se non sei ancora una delle 1000 persone che ci sceglie ogni giorno da 35 anni, è arrivato il momento di provarci. Pasticceria Silvano e Valentino a Firenze, in via Paganini, angolo via Baracca. Perché chi ci prova, ci sceglie. Fiorentina Parquet, la natura in casa. Vuoi un parquet garantito al 100%? Siamo la soluzione. Scelta infinita di pavimenti in legno delle migliori marche. Assistenza pre e post vendita. Posa in opera diretta e vendita dei migliori prodotti di manutenzione. Goditi la bellezza e la sicurezza di un parquet. Fiorentina Parquet. A Firenze, in via Panciatichi 43-45. Fiorentina Parquet. I professionisti del parquet. Ottica Galanti dal 1958 è al servizio della tua vista con le sue esclusive montature per gli occhiali da vista e le nuove collezioni di occhiali da sole. Ottica Galanti è un centro di contattologia per tutti i tipi di lenti a contatto. Ottica Galanti è un centro specializzato in lenti multifocali. Grazie alla nostra esclusiva centratura computerizzata siamo in grado di personalizzare le lenti dei vostri occhiali. Ottica Galanti vi aspetta a Firenze in via Gioberti 104 Rosso e nella centralissima via Martelli 32 Rosso. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri 1, la trasmissione dei tifosi viola. Riprende il Pentasport su Radio Bruno, pronti per continuare a parlare di Fiorentina e non soltanto. Intervallo di Verona-Roma 0-0, proviamo ad immaginare, visto che siamo veramente ad inizio campionato, sono andati in archivio i primissimi 45 minuti, di fare un po' le carte alla Serie A. Lo facciamo con un collega che ringraziamo per essere in diretta con noi, Maurizio Crosetti, Repubblica. Ciao Maurizio, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a tutti e naturalmente buon ascolto ai vostri affezionati ascoltatori. Grazie per essere con noi. Si è detto, in molti dicono, pensano che sia un campionato nel quale ad esempio la Roma potrebbe dar molto più fastidio alla Juve. In realtà si diceva anche l'anno scorso, questi primi 45 minuti ad esempio ancora lasciano interdetti da questo punto di vista, è pur vero che siamo veramente all'inizio. Beh sì, è molto presto per dire qualunque cosa, ma certo la Roma sembra ancora un po' impacciata, ecco, forse lo dovremmo dire quasi di tutti probabilmente da qui a domani sera, perché cominciare il campionato il 22 agosto
pur con la necessità di fare presto, ci saranno gli europei come tutti sanno l'anno prossimo, non è l'ideale per essere tonici, per essere già in forma, brillanti. Abbiamo visto in questo primo tempo giocatori molto stanchi, il ritmo è molto basso e la Roma ha il suo consueto tiki-taka, però mi pare che serva poco, riesca a servire molto poco Dzeko e lo stesso Salah, che ovviamente voi avrete guardato lì a Firenze con un occhio particolare, mi sembra che, come dire, stia un po' girovagando tra le linee, in attesa poi della zampata, ma è un giocatore di grandissime potenzialità, ma mi pare anche un poco, come dire, un poco discontinuo nell'efficacia di queste zampate, forse è troppo presto anche per lui. Volendo immaginare una griglia, Maurizio, di questa Serie A, Juve e Roma in prima fila, possiamo già metterci le milanesi vicino? Oggi Mancini ha detto che l'Inter gioca per lo scudetto, per esempio. Bisognerà vedere se la Juve, come dire, arretra di qualche passo o se non è arretrata di fatto avendo perso quei tre giocatori che tutti sappiamo. La griglia è teorica anche questa, sì, sempre in teoria la Roma dovrebbe essere un po' più vicina e forse un po' più avanti delle altre. Il Milan in questo precampionato è sembrato un po' più lucido dell'Inter, che viceversa è ancora un po' confuso, il mercato non è chiuso, le milanesi non possono rimanere così indietro, non possono restare dove erano l'anno scorso, c'è la scommessa di Sarri al Napoli, la stessa Fiorentina è un po' come la Lazio, sono due squadre di cui si parla un po' meno in questo mese di agosto, ma che possono dire cose interessanti anche perché hanno cambiato molto e quindi c'è anche molta curiosità. Ha cambiato molto, per la verità, la Fiorentina, la Lazio no, anche se mi pare che tutte e due abbiano un po', come dire, l'interrogativo del centravanti, no? Beh, sì. in modo diverso, però insomma chi farà i gol nella Lazio e chi farà i gol nella Fiorentina ci dirà probabilmente quanto queste due squadre possano essere un poco più vicine alla Juve. L'ultimissima domanda, Maurizio, te la faccio su Paolo Sosa, che abbiamo conosciuto benissimo da grande centrocampista anche in Italia. Come te lo immagini da allenatore? Quanto ti incuriosisce? Beh, molto, l'ho seguito molto da vicino a Torino quando giocava nella Juve, in quegli anni era sicuramente non solo un grande giocatore ma anche una persona molto intelligente, si capiva che come dire, era uno di quei giocatori che avevano qualcosa in più quando lo intervistavi, quando insomma si esprimeva, sicuramente si capiva che avrebbe fatto, probabilmente avrebbe continuato con il calcio allenando comunque o facendo il dirigente, insomma una persona così diversa, ha lavorato molto bene in Svizzera, certo, poi l'impatto con il campionato italiano è sempre qualcosa di difficile per tutti, ma credo che lui a Firenze e Sarri a Napoli, per ragioni molto diverse, siano gli allenatori che incuriosiscono di più, insieme certamente a Mihajlovic al Milan, anche se poi Mihajlovic ha dimostrato in questi anni di avere le spalle molto robuste, quindi semmai quello è un problema proprio di inserimento, quanto lui riuscirà a trasferire di se stesso al Milan, però non ci sono direi dubbi sulla sua caratura di allenatore, mentre indubbiamente Sarri che si trasferisce dalla provincia al Napoli e Paolo Sosa che di fatto debutta nel grande calcio sono due begli interrogativi, e meno male che ce ne sono, perché questo vuol dire che il campionato propone anche qualche cosa di nuovo dopo 4 anni di dominio meritato, per carità, importante da parte della Juve, ma che ha un po' appiattito i valori, no? E tutto sommato non ha giovato alla brillantezza e alla novità del campionato, è stata, per dirla tutta, una storia un po' noiosa, ecco, sì. Se quest'anno c'è qualcosa di nuovo, credo che saremo tutti contenti. Maurizio Crosetti, grazie mille, un piacere, grazie, buon lavoro. Buon lavoro, Sacco. È la grande curiosità, non soltanto a livello nazionale, non c'è dubbio, ce lo testimonia il collega di Repubblica, ma a Firenze in questo momento vedere la Fiorentina di Paolo Sosa, Gianni, è l'aspetto più interessante. Non vogliamo essere cattivo. Non è che ce ne siano molti. No, se uno va domani, va allo stadio, io penso vedere per vedere Paolo Sosa. Sì, anche perché poi, è vero, la Fiorentina ha cambiato tanto, ma tanto fino a un certo punto, nel senso domani la squadra, se dovesse giocare Rebic, giocherà con 4 undicesimi soli nuovi, Astori, Suarez, Kalinic e appunto Rebic. Ma che comunque già conosciamo, sì. Però insomma alla fine la vera novità è
realtà è paurosa. Ecco, voglio dire, vedere come si comporta. Ho visto commenti, dicevano anche in panchina, il comportamento parla di continuo mentre Montella sì. stava più zitto. Quindi sono tutte cose che magari possono, fra virgolette, affascinare di più, perché sinceramente ora Astori, buon giocatore, ma l'ho visto già. Gli altri due o tre, l'unico che mi piaceva era Gilberto, perché c'ha il nome bello, carino, non gioca, e quindi... Vabbè, onestamente... Suarez per fortuna sì. può giocare. Sì, Suarez, ma insomma, probabilmente l'ho detto prima, Suarez è forse degli acquisti in campo quello più eclatante, però vorrei ricordare che mi sembra perlomeno che nell'Atletico non giocasse tutte le partite. L'ultima stagione ha giocato meno delle altre, su questo non c'è dubbio. Sei curioso di sapere se la Fiorentina compra qualcun altro o vende qualcun altro? Ma sarei curioso, perché onestamente leggo, ma sai, il mercato giornalistico dà degli scoop tutti i giorni, poi vengono smentiti. C'è stato anche quello famoso della Fiorentina, quando aveva fatto l'assalto di notte, aveva comprato il giocatore, quello che poi andava alla Lazio, no? Vabbè, lui era entrato anche in sede. Sì, anche in sede, ma insomma, qui era vero, era vero. Abbiamo battuto tutti i record. Mi vedo in campo con la maglia, per me sono tutte chiacchiere. Comunque, al di là di questo, leggo un sacco di nomi che io non conosco, quindi, però è vero che le squadre forti non si fanno solo con i nomi importanti. Tra poco lo chiediamo a Pedulla. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Marcheschi Assicurazioni, da 40 anni vendiamo fiducia. A Firenze in Viale Matteotti 9, a Sesto Fiorentino in Via Barducci 3. Paolo Marcheschi, agente generale AXA, specialista nel settore aziende e famiglie, gestione del risparmio, piani pensionistici. Marcheschi Assicurazioni, serietà, buon servizio e soprattutto fiducia. Gelateria Batone 18, punto in viola. La tradizione del gelato artigianale fiorentino e dei sorbetti di frutta, anche senza glutine, insieme a Simone e Alessio, in piazza Batone 18 a Firenze. E dove se no? Gazebi in legno, tende da sole, posti auto e pergolati in legno, solo da Linea Legno, via Camporcioni, Ponte Buggianese, Pistoia, 0572 63 62 89. Prendi il meglio, fai volare la fantasia con la botteghina, abbigliamento uomo e donna nel Viale Europa 141 a Firenze. L'eleganza ai massimi livelli. Pitti Shoes, da 40 anni la scarpa da uomo che fa ingelosire la donna. A Pucecchio in via Pistoiese 47. Pitti Shoes, l'artigianato made in Italy di qualità. PittiShoes.it. Trattoria Zazza di Stefano Bondi, in piazza del Mercato Centrale a Firenze. La tradizione di Firenze a tavola. Viaggi indimenticabili di notte, business travel, viaggi di gruppo. Vieni da Itscamp in via di Prato 10B a Calenzano. Visita il sito www.itscamp.it. Basta seguire la scia. Acqua, forma la carezza che appaga i sensi. Terra, lucidità che anima il gioco degli vestimenti. Fuoco, forza che tempra il metallo delle rubinetterie. Aria, anima di cambiamento. Lo porta a Rene, arredando la tua stanza da bagno con naturale creatività. Ti aspettiamo nel grande showroom di Viale dei Mille per scegliere insieme tra le tante proposte d'arredamento bagno delle migliori marche. Rene è a Firenze, nel Viale dei Mille 22, di fronte alla Chiesa dei Sette Santi. Amore, guarda! Fermati, fermati! Che succede? Guarda, Brandini è aperto anche in agosto! Lo so, anzi, pensavo di fermarmi a dare un'occhiata alle offerte estive. Il personale sarà a mia completa disposizione. Buona idea! Così mi compri la macchina nuova. Ho usata ad occasione, eh? Anche in agosto Brandini è aperto. Cogli l'occasione. Brandini.it. Che bello affidarsi a dei veri professionisti e lavorare rilassati, sapendo che il tuo futuro è in buone mani. Lo studio Allegretti è l'aiuto viola a 360 gradi. E realizza tutto questo grazie alla sua competenza e alla quarantennale esperienza nell'amministrazione dei condomini, nella gestione patrimoniale degli immobili, nelle consulenze commerciali e fiscali e naturalmente nell'assistenza legale civilistica. Studio Allegretti, in via di Novoli 5 a Firenze. Telefono 055 35 78 18 www.studioallegretti.it. La tua azienda non è ancora presente sul web? Il tuo sito non si trova su Google oppure non è ottimizzato per smartphone o tablet? Firenze Web Division è la risposta a tutti i tuoi problemi.
realizziamo siti web responsive e-commerce ed app per tutte le piattaforme dirette a tutti i settori imprenditoriali, dalle aziende artigiane a quelle commerciali, al booking engine di proprietà per il settore turistico, garantendo competenza e professionalità. Chiamaci direttamente in sede al numero 055 87 69 090 per un preventivo gratuito o per sottoporci la tua idea. FirenzeWebDivision.it, il tuo partner ideale per il World Wide Web. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Rieccoci al via la seconda parte, la seconda ora del Pentasport su Radio Bruno con Matteo Magrini che vi sta parlando, Gianluca Bigiotti, Michela Lanza, Gianni De Magistris. Tra un istante, come sempre, il mercato con Alfredo Pedulla. Nel periodo non collegato, Gianluca Bigiotti ha tirato giù lo studio perché il Verona ha sprecato un grandissimo contropiede con Sala, tra l'altro obiettivo della Fiorentina, che servito al limite dell'area non ha di fatto quasi colpito il pallone, tiro assolutamente sbilenco che è finito quasi in fallo laterale. Era una grandissima occasione in superiorità numerica, qui ha sprecato una grandissima occasione il Verona. Chi non l'ha vista però ha capito benissimo. Esatto. Tiro sbilenco, bilenco, perché la palla era a calcio d'angolo. Esatto. Sì, tiro, quasi in fallo laterale. Si potrebbe dire anche un tiro inguardabile. Bene. Occhio a Toni, niente da fare. La Roma dietro ha recuperato un giocatore fondamentale, questo al di là di qualsiasi fede, come si dice in questi casi, è una grande notizia, perché Castan se l'è vista brutta lo scorso anno. Sul piano umano è importante. Rivederlo in campo alla prima di campionato è comunque una splendida notizia, ed è... Qui invece veniamo proprio al discorso tecnico, per chi ha antipatie per la Roma o la considera possibile rivale per la zona Champions della Fiorentina, anche se mi pare difficile, è una brutta notizia. Perché è difficile perché? Perché mi sembra sia su un altro piano da un punto di vista tecnico rispetto alla Fiorentina. No? Sulla carta sì. Sulla carta sì, poi tutto può... Cioè, insomma, è un giocatore molto importante, quindi la Roma si rinforza un poco ritrovando... Poi pensare che hanno fuori Strootman a centrocampo, gli Aic, i Turbe... E quanti altri davanti fa veramente... Barbo. Insomma, ne hanno Totti. Totti. Iago Falche. Poi smettiamo di parlare di Roma perché parliamo di Fiorentina, ma Totti come la prende secondo te di essere, forse per la prima volta dopo tanti anni, una riserva? Perché con Dzeko... Ma ho letto le dichiarazioni, secondo me Totti è difficilissimo da gestire. Soprattutto per quello che mi dicono a Roma, lui è quello che praticamente fa e disfa tutto. Ecco. Quasi. Manolas. Lasciarlo in panchina non è facile, però leggevo una dichiarazione di Garcia, 39 anni tutte le partite non le può oggettivamente fare, quindi penso che debba essere contento, sì, perché l'ingaggio non è da disgraziati, no, guadagna abbastanza bene. Penso, quindi se ogni tanto si siede in panchina e poi forse probabilmente fa più bella figura se è intelligente, ecco, esatto. Si gestisce bene perché l'anno poi è lungo, ci sono tante partite, cioè, avrà modo sicuramente di giocare, in mostra con le sue 10 reti a stagione. Alfredo Pedulla, sì. Ben ritrovati, buon campionato a tutti. E questo è finalmente quello che volevamo sentire. Esatto. Perché così non mi chiedete le cose che io immagino possiate chiedermi. Come hai visto la Roma in questo? No, la Roma, sì, infatti facciamo una cosa tattica ogni tanto. La Roma, ho visto un buon Verona, con anche gli obiettivi del Verona da qui al 31 agosto alle 23. Cambiamo per una volta, cambiamo. Una partita, insomma, in linea con quello che ci si può aspettare all'inizio campionato, no? Diciamo anche Alfredo, sono Gianni. Ciao, De Magistris. Ciao. No, io sono dispiaciuto per Pazzini, perché come? Non giocava al Milan, va a Verona e non giocava nemmeno a Verona. Queste sono le cose incomprensibili. Sarà dispiaciuto Setti, soprattutto, che gli ha fatto 5 anni di contratto. Infatti Setti lo hanno inquadrato in panchina accanto a Sabatini. Parlavano, non era... Secondo me stava pensando a questi 5 anni a soldi importanti per una squadra che ha sempre giocato con Mandolini col 4-3-3, quindi cosa pensi? Pensi che magari con Pazzini e questo investimento cambi, ti inventi qualcosa tatticamente, una cosa un po' diversa, invece non l'ha fatto. Non voglio stare a disquisire, siamo alla prima giornata, magari tra due, ma sempre così ha giocato il Verona. Sì. Ed è inimmaginabile pensare a Pazzini a destra o a sinistra come esterno offensivo, perché altrimenti... Questo ti fa capire che certe volte quando tu fai le strategie non fai le strategie in linea con quelle che sono le tendenze tattiche di un allenatore. Ripeto, si sta scaldando, però se deve fare 20 minuti io vado un po' in difficoltà. Se 20 minuti perché è la prima mi può star bene, però io quando penso a Pazzini, all'operazione, alla prima in casa con la Roma, mi aspetto subito Toni e Pazzini. Cioè, per me è un passaggio obbligato, Toni e Pazzini, perché Pazzini
è stato uno dei colpi dell'estate, però certe cose davvero sono incomprensibili. Ma io, Alfredo, sono sufficientemente vecchio da ricordare una volta gli allenatori facevano una lista su un foglietto di carta dicendo: questa è la prima scelta, la seconda, la terza. Ora ho la sensazione, l'ho detto anche nei recenti mercati della Fiorentina, ho la sensazione che a volte la società vada per suo conto senza nemmeno domandare all'allenatore. Esempio quello che accadde con Marin, ma io l'esempio, disse, bravo, sì, bravo. Ma io l'esempio ti dico di più, Gomez, secondo me, perché Gomez, io non credo che Montella fosse così però contento. Disse, ci fu un'intervista. No, ma perché se prendi Gomez, io non sono un tecnico, ma voglio dire, sto a vedere, se prendi Gomez devi fare cross, se non li fai cross, giochi palla a terra. Io sono d'accordo assolutamente con te, ci fu un'intervista di Montella al Corriere Fiorentino in primavera, quando gli fu detto: così il centravanti dei tuoi sogni, lui disse: ma se devo sognare con i soldi degli altri, Gomez. E poi gliel'hanno preso. Sì, ma però io ti dico, quando sono venuti in Italia tre centravanti, più o meno mi sembra insieme, Higuain, Gomez e Tevez. Io probabilmente come centravanti valore avrei detto Gomez, ma nel gioco della Fiorentina, nella Fiorentina era il terzo. Poi Higuain è stato anche pagato il doppio di Gomez. Sì, ma voglio dire, ma l'allenatore ha un modo suo di giocare. Allora, Gomez non mi sembra rientri nel parametro del gioco a terra, palla a terra. No, tutto il contrario. Tutto il contrario. Ecco perché certe volte... Ma tu hai detto una cosa sacrosanta. Ormai sono pochi gli allenatori al mondo, figuriamoci se dovessimo parlare del campionato italiano, ma dico al mondo, in grado di chiedere e di ottenere. Mi vengono in mente due o tre nomi. Tranne Mancini. Mancini oggi, sinceramente, ecco, guarda, qui era un nervo scoperto, perché io ho ascoltato, mi sono imbattuto fortunatamente, ho avuto questa grande occasione di ascoltare tutta la conferenza di Mancini, ma le risposte che ha dato su Shaqiri e su Kovacic mi ha convinto poco. Perché quando gli hanno parlato di programmazione, lui ha detto: ma a un certo punto Shaqiri era l'unico da cedere con il Kovacic per fare cassa. Ma come l'unico da cedere? Non ha giocato mai, aveva mercato, e l'avevi voluto tu a 15 milioni di riscatto obbligato. Ma io certe volte faccio fatica, veramente. Sono l'estimatore di Mancini, però quello che fa Mancini sul mercato, che poi dice per fortuna chiude il 31, ma se dipendesse da lui lo terrebbe aperto tutto l'anno. Ma Alfredo, che Mancini... No, ti domando, Alfredo, ma è giusto come fanno in Inghilterra questi allenatori manager o no, alla fine? Una domanda così che mi sorge. No, è giusto con la mentalità loro, gli dai il budget, lo gestiscono loro, però allo stesso tempo si prendono le responsabilità. È giusto che l'allenatore abbia il controllo degli acquisti che stai per fare, ed è giusto che li facciano questi acquisti senza però vedersi importi determinate cose, Vi faccio un esempio. Ma vi sembra giusto che Iachini non abbiano comunicato la chiusura della trattativa per Belotti al Torino, e il giorno dopo è andato via a fare le visite mediche con un Palermo che già non aveva dato dopo due mesi il sostituto di Dybala? Cioè loro hanno ceduto Dybala, hanno preso tutti quei soldi e non l'hanno sostituito. Poi gli hanno detto: scusa Iachini, fatti più in là, perché da un momento all'altro a Belotti, fanno un comunicato cinque giorni prima dicendo che non c'è una trattativa tra Palermo e Torino e che Belotti resta a Palermo, cinque giorni dopo va via. Cioè io penso che non parlo di organizzazione o di coerenza, parlo di ABC dei comportamenti, certo. E nei comportamenti. Alfredo, proprio continuando questa... Joaquin, da un momento all'altro. Aspetta, mi hai anticipato perché ormai... Ma figurati, però continuiamo su questo filone che riguarda anche il campo, perché... Lavorando poi nel corso di tutta la giornata, a noi risulta che domani ci siano grandissime possibilità che parta titolare contro il Milan. Quindi può essere anche un segnale, non so, da interpretare. Per me, al posto di Iličić? Allora dovrebbero essere Joaquin, Iličić e addirittura, questa sarebbe veramente una clamorosa sorpresa, però è un'idea concreta, Rebic o Bernardeschi alle spalle di Kalinic e non Babacar. Praticamente Bernardeschi e Babacar in panca. Rischiano, sì. Io non... Voi avete il controllo della situazione minuto per minuto. Mi sembrano delle scelte un po' complicate da digerire. Cioè non capisco. Cioè capisco, anzi per me, ne abbiamo parlato tutta settimana, è giusto che sia titolare, perché altrimenti poi gli trasmetti il messaggio che ha ragione lui a dire che ha la testa dall'altra parte, mentre tu gli confermi l'intenzione di puntarci. Per me è un passaggio obbligato, però sinceramente non rinuncerei a Bernardeschi. Non rinuncerei a Bernardeschi perché in una partita così Bernardeschi, Rebic, faccio fatica, ma è un mio limite. Per me Bernardeschi
torniamo al discorso dei Rugani e dei Romagnoli, per me Bernardeschi deve trovare sempre spazio, perché se quest'anno tu non punti su Bernardeschi con il talento che ha, dopo il precampionato che ha fatto, con la personalità che ha, in partite del genere dove emerge non soltanto la tecnica ma anche la personalità, se non ci punti quest'anno non ci punti più. Cioè, per me ci sono dei giovani che devono andare in campo indipendentemente dall'età, come fanno in altri paesi dove a 18 anni sono titolari e a 20 anni hanno 30 o 40 presenze nazionali. Qui Alfredo a 24-25 dicono ancora che sono giovani. Io seguo gli altri sport e ti dico a 17 anni vincono Wimbledon, a 17 anni fanno il record del mondo. Sì, io mi limito al calcio, Noi stiamo a pensare se in Supercoppa la Juve perde, non è una critica ad Allegri, ma è una mentalità. Allora Barzagli si fa male, poi si fa male Chiellini e cercano di recuperare in tutti i modi Barzagli, che poi recupera quando è Rugani, ma gioca Rugani. Ma non c'è dubbio. Qual è il problema? Ma gioca Rugani. Poi Barzagli quando si rimette in piedi e comunque non è a rischio, gioca Barzagli. Ma deve giocare Rugani, deve giocare Romagnoli, deve giocare Bernardeschi. Per me sono dei passaggi obbligati. Poi che domani debba giocare Joachim non ci sono dubbi, per il motivo che ho detto prima, ma dovrebbe uscire un altro e giocare Bernardeschi. Però adesso, se mi ascoltasse Paolo Sosa, domani mi manderebbe, non gli avvocati, verrebbe direttamente lui, verrebbe direttamente lui, ma chi è questo, come si permette? Ci avrebbe pure ragione, ma un discorso generale fatto secondo me sui ragazzi di talento che per me dovrebbero essere titolari sempre, altrimenti da questo equivoco non usciamo, ma credo che siamo così vecchi come mentalità che non usciremo mai. Alfredo, il fine settimana va via sostanzialmente liscio e da lunedì ci aspettiamo. Fiorentina sì, il resto non lo so, perché ci sono delle cose aperte su Inter e anche sulla Juve, perché stasera Alessandro Rucci arriverà a Londra. Questa cosa della Juve Cuadrado io me la porto dietro da due mesi e non capisco molte cose, perché hanno un posto libero e quindi Cuadrado colmerebbe l'ultimo posto, quindi significherebbe rinunciare a Mkhitaryan, rinunciare a Teixeira che è stato proposto, quindi andare su un tedesco. Però nello stesso tempo ieri hanno fatto una cosa molto fitta con il Monaco per Abdennur, che ha mercato in Spagna, che ha mercato in Inghilterra. Può succedere davvero di tutto per la Fiorentina, credo anch'io da lunedì. E spero che domani Joachim faccia una grande partita. Alfredo, grazie mille, ci risentiamo proprio lunedì. Grazie a voi, ciao Gianni, ciao Alfredo, buon fine settimana, ciao, buona domenica. Domenica a voi. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Radio Bruno. Da Tempesti, ore e ori, gioie e argenti. Concessionario orologi Federico Stan e Tissot, con perfezionati laboratori di riparazione. A Firenze, in via dei Servi 53 Rosso, a due passi dal Duomo. RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it. Bar Chiara, primi piatti espressi a pranzo, torrifazione Manaresi e tacheria tutto insieme nel viale Volta 1-3 a Firenze. Pellicceria Bella Gambi, da sempre le più belle pellicce. Bella Gambi, prêt-à-porter di alta pellicceria, in via Melchiorre Gioia a Firenze. Macelleria Morando Morandi, dove trovare le bistecche alla fiorentina più buone, in via Roma 182 a Tavarnelle. Agenzia immobiliare Tavarnelle, in via Roma 188. Compravendita rustici, coloniche, appartamenti di nuova costruzione. Solo a Tavarnelle. Quando lo sport è passione vera, Sixus c'è! I prodotti sanitari Sixus, testati ed utilizzati dai fuoriclasse dello sport, sono a tua disposizione nei migliori negozi sportivi. Sul sito www.sixtus.it troverai il Sixus Store più vicino. Sixus, sempre al top! Il caffè degli sportivi è Jolly Caffè. Jolly Caffè piace perché è buono. Jolly Caffè, nei migliori bar di Firenze. Jolly Caffè piace perché è buono. TRC Italia, accessori auto, ingrosso e dettaglio, è a Campi Bisenzio, in via dei Confini 49. Un mondo di accessori per personalizzare in modo unico la tua auto. Da TRC Italia trovi la più ampia gamma di kit di carrozzeria aerodinamici, impianti frenanti potenziati, assetti sportivi e i migliori cerchi in lega importati da tutto il mondo. Vieni a visitare il nostro showroom di Campi Bisenzio e studieremo insieme il nuovo abito giusto per la tua auto. Le auto personalizzate più famose d'Europa
Europa. Sono solo TRC Italia. www.trcitalia.it. L'estate fiorentina è sotto il segno di Luca Sernesi. Puoi scegliere tra la location in riva sull'Arno, la Summer Suite, con apericena imperiali e musica dal vivo dal martedì alla domenica, o degustare un'ottima pizza ed una cucina raffinata in una splendida villa sulle colline, Villa Vecchia Imperiale. Dal mercoledì alla domenica anche a pranzo per passare una giornata nel fresco del parco, indicata anche per eventi e cerimonie. Ristorante Villa Vecchia Imperiale, Via della Lupaia, Vivigliano, strada per Pratolino. Info 339 54 71 412. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Rieccoci col Pentasport su Radio Bruno. Come dicevano una volta, Bosco, nel periodo non collegato, è cambiato il risultato. Al Bentegodi, Verona, Gianluca in vantaggio. Bel gol, bel proprio gol. Così, con un cross dalla sinistra, Jankovic è spuntato da dentro l'area dalla destra, piattone, ha battuto Szczęsny, che proprio un paio di minuti prima aveva fatto un doppio salvataggio incredibile su Alfredson, che di sinistro aveva recuperato palla e poi dal limite dell'area aveva provato il sinistro al giro, gran volo di Szczęsny, poi anche sulla ribattuta di Juanito Gomez, miracolo di Szczęsny. Contropiede della Roma, è ripartito il Verona, cross nel mezzo e gol di Jankovic. Questa è la Verona dimostrazione, 1, Roma 0. Questa è la dimostrazione che all'inizio del campionato, insomma, anche le cosiddette piccole possono veramente far male alle grandi. Verona che tradizionalmente proprio ad inizio stagione solitamente parte bene, mi ricordo il Milan, Milan sì, sì, con doppietta di Toni peraltro, sì. Era il primo anno di Toni la Verona quando aveva lasciato la Fiorentina. Ho un Gianni De Magistris in studio che non si capace delle dichiarazioni di Sousa, giusto? Sì, no, sono rimasto, rifletto su quello che mi ha detto Giuseppe Calabrese prima, che forse è cambiato qualcosa, quindi vorrei sapere che cosa può cambiare, ma la settimana che l'ha turbato di più, ma questo insomma, mi lascia sinceramente un po' esterrefatto. E se non ho capito male, correggimi se sbaglio, Gianni, non ti convincerebbe, usiamo ancora il condizionale, anche se le indicazioni che abbiamo vanno in quel senso, nemmeno la scelta Kalinic titolare e Babacar in panchina. Non mi convincerebbe, ma è una cosa personale, in panchina Babacar e soprattutto Bernardeschi. Sentiamo quello che ha detto oggi Sousa su Baba e su Kalinic. Io credo che tutti hanno le sue possibilità, c'è un qualcosa che noi vogliamo sempre fare, arrivarci i nostri giocatori al massimo livello delle sue capacità, per dopo, cioè quando la decisione va su di loro, cioè loro possono rispondere. Per questo tanto Baba come Federico, tutti gli altri devono essere preparati nel momento che prendiamo la decisione su di loro, cioè darci al massimo senza limite per aiutarci con le sue caratteristiche, con le sue qualità, insieme alla squadra, dentro la nostra identità di gioco, cercando di vincere. Aveva già, credo, 270 minuti giocati, credo con 3 gol, e per questo c'è un percentaggio anche alto, cioè credo 80 minuti per fare un gol. Per questo ha più partite che i nostri ragazzi, o più minuti nelle gambe. Cioè, mi aspettavo quello che ho visto. Mi aspettavo anche di quello che ho visto dei miei ragazzi, che hanno una qualità straordinaria di ricevere i nuovi giocatori, perché c'è un spogliatoio che vedo di tantissima qualità umana, che subito cerca di integrare quelli che arrivano, mettere al suo agio, fargli conoscere al più presto quello che c'è bisogno di fare, darci da fare per aiutarci con le sue caratteristiche a lavorarci per le vittorie. Così Paolo Sousa dunque su Babacar e su Kalinic. Saluto e ringrazio anche Angelo Giorgetti, La Nazione, ciao Acio. Sì, ciao, buonasera a tutti, ciao. Ciao. In studio bello con noi vestaggio, c'è... bello vestaggio. Ti è piaciuto? Molto. Salà ti sta piacendo, stai vedendo la partita? Sì, la sto guardando e mi sembra che Jankovic più di Salà, no, abbia fatto la differenza. Ha fatto una bellissima progressione, poi però ha perso palla, l'unica cosa che ho visto in questa partita. Firmata da Salah per ora. Sì, non ha fatto per ora assolutamente uscito. Granché, è uscito. Adesso è uscito, ecco, sì. Vedi, allora, mi sono anche un po' distratto. Entra Iago Falche. Michela sempre attentissima. Ho il televisore davanti. Abbiamo Gianni De Magistris in studio. Ciao Gianni. Ciao Angelo. Che ciao. Non si capacita molto né delle dichiarazioni di Sousa, non gli sono piaciute o comunque non lo convincono moltissimo, né
Noi abbiamo ipotizzato una formazione con Kalinic leggerissimamente in vantaggio su Babacar per il ruolo di centravanti titolare, e anche questo non lo convince. No, aspetta, aspetta, ecco. Angelo. Vai. Sul piano tecnico è soltanto così da tifoso. Io farei giocare Bernardeschi. Gol della Roma. Ha pareggiato la Roma con Florenzi. Florenzi. Gran tiro dalla distanza di Florenzi, sì. Sul piano, dicevo, delle scelte è soltanto personale. Io Bernardeschi e Babacar li farei giocare, questa è una mia idea, perché se sono giovani bravi bisogna buttarli dentro, perché sennò invecchiano a stare in panchina, questa è la mia idea. Mentre sulle dichiarazioni di Sosa sono rimasto sorpreso sul fatto che è la peggior settimana che abbia passato questa, come se, voglio dire, non conoscesse il campionato italiano, oppure se avesse visto a Firenze una realtà comunque strana. Prima c'era Giuseppe Calabrese, diceva, non vorrei fosse cambiato qualcosa. Ecco, questo mi lascia dei punti interrogativi. Ma vedi Gianni, io però credo che difficilmente a un allenatore capiti di restare in dubbio fino all'ultimo sul fatto posso pagare o no il giocatore più forte che mi è arrivato fino, certo, a questo punto, cioè Mario Suarez. Questo quindi, insomma, non mi sembra sia un dettaglio. Poi anche il caso Joaquin è proprio esploso negli ultimi, cioè nella sua fase più cruenta negli ultimi tre giorni, no? Da quando è arrivata questa super offerta da parte del Betis, quindi anche questo, insomma, credo sia abbastanza complicato da gestire. Detto questo, Angelo, voglio dire, a Roma non credo sia un posto facile da convivere, no, Garcia, a Milano, all'Inter, al Milan, insomma, di tutto il mondo del paese, poi in Italia, ecco. Certo, comunque guarda, io ti posso dire una cosa, a me Paolo Sosa piace anche, perché, a me. Anche perché è diretto, è molto diretto, e quindi ha saputo utilizzare anche in modo giusto, credo, il vocabolario finora, soprattutto quello dei sentimenti, che è riuscito a toccare nel modo giusto anche fin da quando è arrivato. Secondo me ha riempito un vuoto che c'era prima, è stato molto utile anche alla Fiorentina per colmare una certa distanza che si era creata e che ancora in parte resiste. Quindi dal punto di vista mediatico Paolo Sosa è stato molto bravo, mi risulta anche che sia molto apprezzato dai giocatori. Detto questo, siamo arrivati dopo un precampionato molto buono al primo verdetto, e al primo verdetto la Fiorentina ci arriva con un po' di tensione, no? La tensione che oggi abbiamo potuto notare dalle parole di Paolo Sosa. Poi dopo io ho fatto in realtà un po' di sondaggi, un po' di verifiche dentro la Fiorentina per capire come è stato accolto questo suo, definiamolo sfogo, non lo so, forse è troppo sfogo, queste sue considerazioni. E mi risulta che lui sia estremamente tranquillo, nel senso lui quelle cose le ha dette perché le pensa, non perché abbia un secondo fine, ma perché è giusto che si sappia. E credo anche che il rapporto con i tifosi sia molto buono, lui ha saputo anche oggi toccare diciamo nel modo giusto alcuni argomenti, tipo quello del mercato, che è molto diverso, no? Diciamo, rispetto a quello delle grandi squadre, però ha anche aggiunto che l'amore non si può comprare attraverso i soldi, e che quindi la Fiorentina deve il miglior acquisto possono essere i tifosi. Ecco, Angelo, appunto, ti voglio fare una domanda un po' provocatoria, insomma. Ti voglio chiedere, ma secondo te Paolo Sosa, se fosse stato al suo quarto campionato sulla banchina della Fiorentina, sarebbe stato così sereno nel suo sfogo? Mi viene da ridere perché so bene come quanto te apprezzi e abbia apprezzato Montella, cioè come sto apprezzando Paolo Sosa, sinceramente. Sì, no, ma guarda, anche io in questi giorni, quando ho scritto di Paolo Sosa, ho sempre ricordato comunque che il confronto per lui sarà durissimo, perché Montella ha ottenuto dei risultati che nessuno sotto la gestione Celavalle, neanche Prandelli, ha saputo ottenere, per cui meriti a Montella, su questo non ci sono dubbi, è bene essere chiari. Francamente non so se dopo tre anni Paolo Sosa... Se magari tra tre anni si ritrovasse con un Joaquin, certo, che all'ultimo minuto vuole andare io via. Ecco. Ti posso rispondere che, diciamo, in questo modo, conoscendo per ora abbastanza poco, però po', certo, Paolo Sosa, credo che sarebbe stato molto, ma molto più diretto fin da prima, nel senso che certe volte quando Montella parlava avevo l'impressione che
dicesse molto ma non tutto. Ecco, credo che Paolo Sosa avrebbe detto tutto fin da prima, proprio perché lo considero molto diretto, quindi una persona che usa concetti senza stare a pesare troppo le conseguenze e non manda messaggi indiretti, lui va molto, molto diretto. Allora io, Angelo, se fossi in sala stampa le domanderei se è contento del mercato della Fiorentina. Te l'hanno chiesto. Che risponde lui? No, dimmi, perché non c'è il diretto, ti dico se è sincero. Lui ha risposto dicendo che le grandi squadre hanno preso tutti quelli che volevano e che la Fiorentina, nell'ambito delle sue possibilità, ha fatto questo tipo di mercato, e lì, con molta bravura secondo me, ha aggiunto il concetto che l'amore dei tifosi potrà essere da questo. Molta furbizia. Definiamola come vuoi, però insomma questo qui è un concetto che lui ha utilizzato spesso e ha sempre detto che la Fiorentina potrà colmare un po' del gap che c'è con le grandi attraverso l'unione, no? E questo l'ha detto fin dal primo giorno, mi sembra. Ma ti va bene un anno, ti va bene 2 anni, ti va bene 3 anni, poi alla fine... Certo, ragazzi, dico che diciamo che molto dipenderà dal risultato di domani sera, davvero, sì. Cioè, per quanto riguarda i giudizi e tutto il resto su Paolo Sosa e sulla Fiorentina, cioè non tutto però molto, perché chiaramente è la prima verifica seria contro una squadra forte e quindi... Da questo punto di vista, Angelo, hai l'impressione che sia una prima di campionato un po' meno prima, nel senso che anche per l'ambiente che circonda la società, per un mercato che non può essere definito esaltante, che la città abbia comunque risposto, perché sono 20.000 abbonamenti, 10.000 tifosi, 32.000 domani sera dovrebbero essere circa 32.000. Che sia una partita più importante anche per poi l'ambiente in città e attorno alla Fiorentina tutta, più importante rispetto ad altre volte. E ci aggiungo che è quasi una prova di fede dopo tutte le cose che sono accadute durante quest'estate, che lo stadio presenti più di 30.000 spettatori domani. Senti, ma i tifosi della Fiorentina sono così, no? Sono, diciamo, brontoloni ma innamorati senza fine, cioè non c'è un limite, per cui quando c'è bisogno ci sono sempre. E dopo aver visto che gli abbonamenti sono rimasti per molto tempo fermi a 2-3.000, siamo arrivati a quasi 20.000, per cui anche questa mi sembra sia una risposta implicita, non ci sono molti altri commenti da fare, quindi sono convinto che a prescindere da appelli o da richieste varie, domani sera lo spirito e l'appoggio dei tifosi sarà assolutamente pro Fiorentina. Sono convinto che Joaquin riceverà tantissimi applausi, sono convinto che lo aspetti in campo dal primo minuto anche. Io da quel poco che sono riuscito a capire ci sono delle forti possibilità, poi io sempre da quel poco che sono riuscito a capire neanche i giocatori sanno chi giocherà domani, proprio perché Paolo Sosa questa tendenza a tenere tutti sulla corda ce l'ha, non perché nasconda qualcosa, questa è un'altra differenza da Montella secondo me, non perché voglia nascondere qualcosa, ma proprio perché questa è la sua impostazione, cioè lui vuole davvero tenere tutti sulla corda perché è convinto che questo sia il modo migliore per ottenere le prestazioni più alte. Quindi tutti oggi sono andati a casa, no? non c'è ritiro, i giocatori sono con le proprie famiglie o con le proprie fidanzate o con chi vogliono, però insomma tutto questo all'interno di regole che sono state messe. Quindi come dice Paolo Sosa, come ha detto Paolo Sosa, se poi dopo le cose vanno bene, io sono un illuminato, sì, se le cose vanno male sono uno che non capisce niente a questo via. Questo però, questo purtroppo succede, cioè, gli allenatori sanno sempre. Che è così sempre, ecco. Da un punto di vista, Angelo, poi ti ringrazio e ti saluto, da un punto di vista dell'atteggiamento, proprio del tipo di partita, che Fiorentina ti aspetti domani? Guarda, mi aspetto una Fiorentina consapevole del fatto che il Milan è diverso rispetto all'anno scorso, è molto più concreto, che gioca con un trequartista e due attaccanti molto forti che si chiamano Bacca e Luis Adriano, dietro ci sarà molto probabilmente Ondà, Bonaventura farà all'interno, ma è uno che è molto forte negli inserimenti, per cui si potrà anche scambiare con Ondà, per cui il reparto arretrato dovrà essere molto attento, dovranno essere molto attenti Mario Suarez, meno male che c'è, e Borja Valero, che in questa nuova posizione è una bella ambizione per la Fiorentina, sì. Schierare Borja Valero nel ruolo, non dico di mediano, però comunque è anche un modo forse per responsabilizzarla, no? Dopo l'ultima stagione che non è stata
esattamente, sì, esattamente esaltante. Per cui però è una scommessa, perché Borja Valero in quella posizione è bellissima quando attacchi, quando si difende, insomma, bisogna che intorno funzioni tutto molto bene, no? Ci vuole una cooperativa anche di assistenza per la difesa, perché l'interdizione di Borja non è proprio il massimo, no? Per cui, insomma, mi aspetto una Fiorentina consapevole di questo, mi aspetto e sarei molto contento di vedere una squadra che riesca a verticalizzare con una grande facilità, perché insomma Paolo Sosa vorrebbe arrivare in porta con due tre passaggi, però insomma se c'è Borja che parte da dietro bisogna che ci sia intorno, come ripeto, una squadra predisposta a trovare con facilità questa verticalità, e quindi insomma io sono convinto che la Fiorentina non sia più debole rispetto all'anno scorso, magari si sono rinforzate le altre e in questa gerarchia bisognerà collocarla, ma sarà importantissima la partenza, secondo me. Angelo, grazie mille e ci vediamo domani. Ciao. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. L'inglese Wall Street English ti apre nuove opportunità. Corsi Personal e Business English e preparazione alle certificazioni. Wall Street English ti aspetta in Viale Belfiore 36. Il cuore viola della Versilia batte solo al ristorante Pizzeria Marilena, sulla passeggiata di Lido di Camaiore. Hotel Eur, a Lido di Camaiore, a 100 metri dal mare. 75 camere con aria condizionata, piscina, giardino, parcheggio interno. Da quest'anno, appartamenti Sol Eur. Visitateci www.hoteleur.it. Falegnameria Bazzi, a Vicchio, in via Arsella 21, telefono 055 84 41 59. Infissi di pregio per detrazioni fiscali del 55%. Nei nostri piatti si sente tutto il sapore del mare. Trattoria Vittoria, la trattoria che ha portato il sapore del pesce a Firenze. Info trattoriavittoriaristorantepesce.com. Studio tecnico Francesco Giannelli. Progettazione, catasto, stime, assistenza tecnico legale, condominio, risparmio energetico. Studio tecnico Giannelli, via Luca Giordano 7L, www.francescogiannelli.it. Assistenza tecnica eccellente. Un'equipe di dentisti qualificata e professionale a costi accessibili a tutti. Clinica Dentale Il Giglio, a Scarperia, in Viale Matteotti 57. Ne siamo certi, risterete a bocca aperta. Ami lo sport? A San Casciano Val di Pesa, Fancor ti offre una vasta gamma di abbigliamenti e accessori per tutti gli sport. Rivenditore Sportica, Yoma, Givova e il nuovo Le Coq Sportif Point, con tutti i prodotti ufficiali ACF Fiorentina. Tutta la gamma dei prodotti medicali e integratori Sixtus. Abbigliamenti e accessori per arti marziali Tokaido, Venom e Martial Sport. Da Fancor anche coppe, medaglie, striscioni, gadget, abbigliamento tecnico e da lavoro. Fancor, a San Casciano Val di Pesa, via Cassia per Siena 37, 500 metri uscita Bargino della Firenze Siena. Per info 055 82 49 346 www.fancor.it. Firenze Manutenzioni, il massimo per edilizia, servizi e gas e opere di impianti interni con riconoscimenti internazionali. Firenze Manutenzioni è a Firenze in via Uguccione della Fagiola 12 Rosso. Telefono 055 68 80 536 www.firenzemanutenzioni.it. Sosteniamo grandi opere al servizio del cittadino. Nissan Juke è così personalizzabile che ti fa personalizzare anche il suo spot. Quando senti questo suono, di il tuo nome a voce alta. Nuovo Nissan Juke, ancora più originale, ancora più tuo. Oggi con personalizzazioni in omaggio, per essere unico, proprio come... Ad agosto Nissan Juke, da 13.950 euro, con finanziamento Easy Extesa e permuta o rottamazione. Info su nissan.it. Brogi e Colli Torti, Pisa, località Ospedaletto, Calcinaia, a due passi da Pontedera, e a Empoli, zona industriale Terrafino. Ed ora anche a Grosseto, a 500 metri dall'uscita Grosseto Nord. Ah! Oh Pinocchio, ma che tu fai? Secondo te? Ho riempito la vasca fino all'orlo e schizzo da tutte le parti. Oh Pinocchio, non siamo mica nel paese dei balocchi, eh. Infatti ora gioco a fare il sub. Nel paese dei balocchi ci porta notte. L'acqua, Pinocchio, l'acqua non è un balocco. Metti giudizio. L'acqua non è un gioco. Quando la usi, non la sprecare. Campagna Publiacqua, in collaborazione con Autorità Idrica Toscana. Ma chi è? La Fatina? No, è Publiacqua. Ah.
Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Rieccoci nel Pentasport, ovviamente in diretta su Radio Bruno con Matteo Magrini, con Gianluca Bigiotti, Michela Lanza e Gianni De Magistris, con Verona e Roma, che sono a 10 minuti dal 90esimo, 1-1, dopo Jankovic e Florenzi, adesso la Roma ha attaccato con grande insistenza, però il Verona ogni tanto... È entrato Romulo, hai visto? Romulo, per dirla... Ha sfiorato il gol anche Pjanic con un bel tiro da fuori, poi contropiede del Verona, gran parata di Szczęsny, bella partita adesso. Iturbe non mette piede in campo, non so nemmeno se sia in panchina, però ci risulta, e questa è una novità di mercato importante, che il suo procuratore per Pierpaolo Triuzzi sia in arrivo in Italia, da lunedì seguirà da vicino la vicenda, lui preferirebbe di gran lunga la Fiorentina al Genoa, che era l'altra squadra interessata, con un grande problema, che lui si vorrebbe trasferire o a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Non quindi, è neanche in panchina. Vuole avere quindi un giocatore fuori dal progetto tecnico della Roma in questo momento, al centro di trattative di mercato c'è anche la Fiorentina. Quanto l'ha pagato la Roma? È un trentino abbondante. Ecco. Quindi in prestito con obbligo, io non so l'obbligo a quanto potrebbero esatto, metterlo, però no, alto. Diciamo la verità, a Verona giocò molto bene. Benissimo. Sì. E a Roma poi è stato un bluff. Se avrebbe fatto un gol a Torino con la Juve, sì, molto bello, e poi dopo praticamente poca roba. Una delle grandi delusioni. Però insomma, onestamente non mi dispiacerebbe. Ecco, posso dire che forse... se sul piatto devi mettere 30 milioni io vado a prendere uno tra Calehon e Mertens? Sì, ma sono nomi fuori dalla portata della Fiorentina. Ma 30 milioni quanto l'ha pagato? Ora non può valere 30 milioni, varrà un po' meno. La Fiorentina non si può certo impegnare adesso in un'operazione di quel tipo. Su un prestito con diritto barra obbligo non lo so, mi sembra difficile. Un prestito con diritto, quindi non l'obbligo di doverlo riscattare, credo che sia un'ipotesi che ci può stare per la Fiorentina. Comunque ne stanno parlando, vedremo se ci saranno sviluppi nella... Sì, a me quello che non piace in assoluto, non nella Fiorentina, nel calcio, ma come negli altri sport, mi piace i giocatori in prestito, perché mi danno i giocatori, io li valorizzo, se giocano bene me li ripigliano, io li ho fatti crescere e poi ne suffriscono gli altri dei frutti. Che io sinceramente sono più per le cose certe che non, però voglio dire, piglia l'Empoli e si è prestato con i Marchisio, con i Rugani, questi, l'altro Giovinco, insomma altri giocatori, lì, poi la Juve dice sono buoni, me li ripiglio, insomma. Allora è vero, l'Empoli non può permettersi magari, certo, dico, con affetto sono ovviamente. Sono società diverse. Entra Pazzini, Entra Pazzini, si fa i buoni 8 minuti. Più recupero. Quindi è riuscito ad andare in una squadra dove gioca ancora meno rispetto è la prima di campionato. Secondo me state correndo un po' troppo, perché con quel contratto vedrete che lo trovano il modo a Mandorlini di farlo. Obbligano. Di farlo giocare, di cambiare il modulo del Verona. Comunque, torniamo a Fiorentina-Milan. Qual è, Gianni, il primo doppio ex che ti viene in mente? Chiarugi. Però, un altro? Rui Costa. Un altro più o meno di quegli anni lì? Chi è l'allenatore? Quello turco, Terim. Bravissimo. Fatih Terim, che la nostra Michela Lanza ha intercettato. Ha fatto meglio a Firenze o a Milano? Maluccio da tutte e due parti. Firenze, in mesi ha fatto. Però aveva conquistato il pubblico. Infatti, i tifosi erano. In qualcosa ci vedo l'atteggiamento di Paolo Sousa. Io sinceramente spero che sia quanto di più lontano. Ma non, cioè nel senso, nell'amore che trasmette ai tifosi, io dubito che domani Paolo Sousa, anche dovesse vincere, vada sotto la curva, vada a fare la corsa nudo sotto la curva. Mano sul cuore, sì, comunque l'ha già fatto, l'abbiamo ascoltato in esclusiva per il Pentasport, sentiamo quello che c'è. Fatiterim, Mister Terim, intanto grazie per essere con noi ai microfoni di Radio Bruno Toscana, buon pomeriggio. Sì. Grazie, buon pomeriggio. Senta mister, lei è stato in Italia, è stato molto amato a Firenze dai tifosi della Fiorentina, è stata una bellissima esperienza, è stato però anche al Milan e domani sera a Firenze, al Franchi, alla prima giornata di campionato ci sarà subito Fiorentina-Milan, quindi le chiedo un parere su questa sfida e i suoi ricordi di queste due piazze. Buon pomeriggio. Voi anche a tutti fiorentini, fiorentina tifosi o Firenze, e adesso io lo so, Fiorentina Milan partita, perché abbiamo fatto coppa contro Milan, anche
la Liga. Io penso che è molto, molto interessante partita, perché io sono allenatore del Milan e anche del Fiorentina. All'inizio è molto importante per tutte e due squadre. Non lo so questo anno, perché non vedi, non ho visto Fiorentina e Milan, perché prima partita io non ho visto la squadra buono giocato bene, non lo so adesso. Solo posso dire tutte e due squadre sempre molto importanti insieme di partita. Offrono sempre un bello spettacolo, insomma, quando si incontrano. Io sì, io ho sempre bel ricordo, tutte e due, quando io ero allenatore di Fiorentina. Sono state grandi partite quelle della sua Fiorentina contro il Milan. Sì. Anche io sono allenatore di Milan. Sì. Abbiamo fatto in Milano contro Fiorentina, anche vinto, però io penso che prima settimana molto importante partita, questa partita. Importante partire bene, insomma. Speriamo bene. Un'ultima cosa gliela chiedo su Paulo Sousa, ex centrocampista portoghese. Adesso sì, io conosco molto bene. È il nuovo allenatore della Fiorentina, quindi le chiedo un parere su questo giovane allenatore che comunque sta sorprendendo tutti in questo. Sousa è vecchio, io lo so molto bene, è un grande giocatore, anche lui lavora, io penso che ne si visserà, giusto? Sì. Lui ha fatto bene, lui allenatore di bene, io mi piace, io penso che lui possa fare di buon lavoro con la Fiorentina, io penso. Perché giovani, lui voleva qualche cosa. Lui obiettivo sempre è su, è normale. Io penso che io fiducio di lui, perché è giovane, però intelligenza e buona persona. Le chiedo di fare un saluto. Sì. Le chiedo di fare un saluto ai tifosi della Fiorentina. Se le piacerebbe tornare al Franchi allo stadio, insomma, anche solamente per vedere una partita, mister. Per favore, ha detto che tutta la tifosi salute. Certo. Io sempre Firenze nel cuore, mia seconda casa, mia famiglia non dimenticato mai di Firenze, anche Fiorentina, sempre il mio cuore con te vostro. Certo. Speriamo cominciato bene, speriamo sempre come contento di tutta la Liga. Per favore, ha detto che tutta la gente di Firenze, salute. Certo, grazie per tutti. Grazie mille. Anche mister. Te, grazie. Grazie. Perché io normalmente io non dico niente, non parlo, non televisione, non gazzette, non tutti, però... Però la Fiorentina quando è la Fiorentina, mi una telefono di Firenze, io ho detto sempre sì. È vero. Va bene? Stai ascoltando Penta Sport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Radio Bruno. Per i tuoi viaggi, Granducato Viaggi. Per le tue vacanze, Granducato Viaggi. Per il tuo viaggio di nozze, Granducato Viaggi. A Firenze, via Fra Jacopo Passavanti 8 Rosso. www.granducatoviaggi.it. Con noi la vostra favola continua. Fratelli Ciacci. Marmi, graniti e quarzo per arredamenti ed edilizia li trovi dai Fratelli Ciacci. In via Casellina 73G a Casellina. Telefono 055 75 56 24. Hotel La Palma. Per trionfare in trasferta, goditi Capri. Hotel La Palma, il primo dal 1822, il migliore da sempre. 081 83 70 133. www.lapalma-capri.com.
Arte delle pietre, creazione e restauro gioielli e manufatti in pietre dure e semipreziose, anche su disegno del cliente. Arte delle pietre, in via Retina 171 Rosso a Firenze, nella strettoia con via Rocca Tedalda. Miseria e nobiltà, gusto e qualità, la vera cucina napoletana, pizzeria per i sapori più sfiziosi, a Firenze, in via Retina 104, a pranzo, menù a prezzo fisso 10 euro, pizzeria ristorante Miseria e nobiltà. Per ogni tua esigenza dal 1986, Raffaelli Assicurazioni, l'agenzia dei tifosi e dei giocatori viola. Polizze auto, danni e vita con sconti fino al 50%. Punto ufficiale in viola, a Firenze, in via Aretina 169, proprio accanto a Radio Bruno Toscana. Alle porte di Firenze, Boccon Divino, il ristorante dove puoi trovare il miglior pesce e molto altro ancora. Scelta di materie prime sempre freschissime e di prima qualità. Ottima cucina anche senza glutine. Per le cene tra amici, in famiglia o romantiche serate, vieni a trovarci. Siamo a Pontassieve, località Palaie. www.boccondivinofirenze.com. Puoi chiamarlo cambiamento, trasformazione, progresso. Per noi è innovazione, evoluzione, è superare se stessi. È arrivata la nuova generazione di crossover. Stile unico e tecnologia all'avanguardia per un'esperienza di guida senza precedenti. Scopri il nuovo Nissan Qashqai. The Ultimate Urban Experience. Nissan. Innovation that excites. Ti aspettiamo da Lenzi Automobili, concessionario ufficiale Nissan a Prato, Viale Montegrappa 343. Firenze Manutenzioni è l'azienda leader nel settore dell'edilizia e dei servizi gas, opere di impianti interni a Firenze. Firenze Manutenzioni opera in tutta Italia con certificazioni e riconoscimenti a livello nazionale. Firenze Manutenzioni è a Firenze, in via Uguccione della Fagiola 12 Rosso. Telefono 055 68 80 536. www.firenzemanutenzioni.it. Firenze Manutenzioni. Sosteniamo grandi opere al servizio del cittadino. Non sai dove parcheggiare l'auto durante i lavori della tranvia? Da aprile i residenti nelle zone interessate potranno abbonarsi mensilmente ad una tariffa promozionale nei parcheggi Parterre, Stazione Fortezza Fiera e Palazzo di Giustizia. Parterre a soli 80 euro, Stazione Fortezza Fiera a soli 50 euro e Palazzo di Giustizia a soli 30 euro. Affrettati, i posti disponibili sono solo 50 per ogni parcheggio. Info su www.firenzeparcheggi.it. Stai ascoltando Penta Sport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Rush finale di questo Penta Sport su Radio Bruno, vigilia di Fiorentina-Milan, domani sera alle 20.45. Serie A che è iniziata quest'oggi, sta per finire il primo anticipo. Grandissima occasione per Pjanic, gran sinistro da dentro l'area di rigore, ancora Nainggolan di testa, impegna il portiere del Verona. Manca che dopo aver fatto un po' un errorino sul tiro, anzi anche più di un errorino sul tiro di Florenzi che ha portato all'1-1, ha fatto veramente due o tre parate importantissime. Torniamo su Fiorentina-Milan, abbiamo vissuto la vigilia dei viola e tra un istante vi ribadiamo anche il probabile 11 per la partita di domani sera. Andiamo in casa rossonera, squadra del Milan che sembra sostanzialmente fatta, un 4-3-1-2 con Diego Lopez in porta, De Sciglio, Rodrigo Eli, Romagnoli e Antonelli in difesa, Bonaventura, De Jong e Bertolacci a centrocampo, Onda alle spalle di Bacca e Luis Adriano, che sono i due pericoli pubblici principali. Sentiamo quello che ha detto il buon Sinisa Mihajlovic quest'oggi da Milanello sulla partita con i viola. E sicuramente la partita di domani se la ricorderanno tutti, perché prima e resterà nella memoria, almeno mia, perché è la mia prima partita da allenatore sulla partita.